cercare di fare un po' di Io sono collegamenti. un'insegnante di lettere, quindi italiano, storia, geografia, educazione civica. E faccio all'interno dell'istituto anche funzione strumentale, alunni stranieri BES e poi orientamento scolastico, quindi è anche un argomento che per quanto riguarda l'orientamento scolastico è importante. Mi sono appuntata tutto, grazie. Allora, come per iniziare col piede giusto, mi ero immaginata un piccolo icebreaker, quindi una piccola attività rompighiaccio che vi proporrei lo stesso. Ora non so se Claudio si vuole prestare, sicuramente io e Ani la partecipiamo, diciamo come fossimo il gruppo. Quello che vi chiederei per introdurre il tema della moda, quindi entrarci un po' a gamba tesa, è di prendere, mi sembra che lei sia a casa, noi siamo in ufficio, ma lo possiamo fare lo stesso, un capo di abbigliamento o un oggetto che ha in qualche modo contraddistinto la nostra estate, un po' quell'oggetto immancabile, e se vi va di mostrarlo in camera. Ok, allora cediamoci un, faccio un 2, 3, diamo tempo Claudia a Elisa se vuole di alzarsi. Ok, allora vediamo, diamo do tempo ad Ani, faccio un 2, 3, vediamo se riusciamo a farlo tutti assieme. Vado? 1, 2, 3, che non so se... Ok. Ci stava lo screenshot, ora Sta devo arrivando la mia disegnare. collega di matematica, sta arrivando, scusate, ora dovrebbe arrivare, ora Ok, va si bene, noi sta collegando. procediamo con calma. Ok. E poi dopo... avrei voluto, dicevo, fare una foto in questo momento. Se vi va lo rifacciamo perché non sono riuscita a digitare. Ah, 1, 2, 3, via. Ok, ce l'ho fatta, così ve la mando. Allora, perché questa intro là? Intanto mi piacerebbe proprio due parole per ciascuno. A partire dall'oggetto, come mai proprio questo oggetto? Che cosa nasconde? Ah, eccola la collega, ben arrivata, Daniela. Buonasera. Ben arrivata, Daniela. Buonasera. Buonasera. Buonasera subito, se mi può comunicare il suo cognome per rilevare poi le presenze. Collini, Ah, Collini, glielo perché... dico io, Sì, Collini. 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 Ok, perché compare Daniela Sci. Dai. Dunque, Vado avanti. Proviamo ad andare ok. avanti. No, stavo cercando di vedere se riuscivo a togliere le notifiche. Perché in questo primo icebreaker, Daniela, lei è arrivata nel momento in cui ci facevamo una sorta di selfie con degli oggetti che hanno rappresentato un po' la nostra estate. Avevo chiesto a ciascuno di noi di dire proprio due battute su perché proprio quell'oggetto, quel capo d'abbigliamento, o quell'accessorio. Quindi direi di dare spazio a Elisa. E poi farei Daniela, se lei ci vuole raccontare un capo d'abbigliamento visto che ha la camera spenta, poi Ani, poi Claudio e poi io posso anche farne a meno. Allora, perché la borsa? Perché le borse per le donne sono qualcosa, sono un mondo a parte, nella mia c'è sempre tutto e la porto sempre dietro, di vario tipo, di varia natura. E questa è la borsa che ho lasciato a giugno dell'inizio della scuola dove c'è tutto il materiale e la riprendo a settembre, è quella di metà stagione dove c'è ancora i fiori che danno l'idea. Della stagionalità, un po' della ripresa, dell'allegria, e viene poi lasciata nel periodo di novembre-dicembre per abbracciare una borsa diversa. Comunque, la borsa perché è l'accessorio femminile che mi porto dietro e dove metto tutto. Dai. Grazie. Se la collega vuole raccontarci un oggetto. Allora, vi sento poco, ok. Allora, un oggetto, ma non ho capito, questo oggetto deve essere un oggetto che è importante per me,
È un oggetto... un capo di abbigliamento o un accessorio, quindi il termine oggetto che ho usato io è improprio in realtà, quindi capo d'abbigliamento o accessorio che può rappresentare un po' la nostra estate, che potrebbe essere considerato immancabile, o nel caso di Elisa è stato un po' anche il nuovo inizio della scuola. Ma per me forse gli orecchini sono l'accessorio fondamentale, ecco. Perché sì, me li sento forse più rappresentativi. Per me, se io mi scordo di mettermi gli orecchini la mattina, è un po', vuol dire proprio una mattinata no, perché non sono abituata a uscire senza, e sento che un po' rappresentano anche un po' il mio umore e anche lo stile che voglio dare all'outfit. Però non so se ho risposto alla domanda. No, no, è esattamente questo. Perfetto. Claudio, se vuoi raccontarci tu, vuoi metterti in gioco? Sì, io ho fatto vedere l'orologio, che non lo indosso solo d'estate, ma tutto l'anno, però è un orologio con il GPS, non è uno smartwatch, però lo uso d'estate un po' di più per andare a correre, visto che le giornate sono più lunghe, e riesco ad andare all'alba prima di andare al lavoro, insomma. Ok. E Ani? Mi riesco a sentire? Ok, mi riuscite a sentire? Mi sentite? Ok, io ho scelto questi occhiali perché infatti la sua storia è molto particolare. Io ero in vacanza a Croazia, e quando ero in mare ho reso conto che questa parte degli occhiali che avevo in quel momento si è sganciata, quindi praticamente sono rimasta senza occhiale per quasi tutta una giornata in agosto. Quindi il caldo era molto forte, sono andata a una feria di contadini che c'era nella città dove stavo soggiornando, e lì ho trovato questi occhiali che ho acquistato, diciamo, di emergenza, però alla fine sono rimasta molto contenta perché mi hanno accompagnato per il resto dell'estate e li trovo molto molto bello. Grazie. Io anche direi gli orecchini, perché li ho comprati in Marocco quest'estate in un posto di montagna, infatti hanno sopra questo disegno della montagna, quindi sì, anche qua un portarsi un po' a casa delle esperienze di viaggio che ci hanno arricchito. Ecco. Vi condivido un attimo lo schermo per farvi entrare in quelle che possono essere delle prime riflessioni che solleva anche un icebreaker di questo genere che si può fare in classe. Datemi solo il tempo di praticità. Allora, queste alcune sono alcuni post-it con quello che mi avete detto, raccontandoci un po' questi oggetti, no? E già capiamo che dietro all'accessorio, il capo d'abbigliamento, non c'è solo sostanzialmente la praticità di coprirsi o di, se vogliamo, gli orecchini hanno anche una loro bella inutilità, sono un po' un vezzo, no? E la moda in questo senso è spesso considerata un vezzo, ma hanno dietro tantissimi significati. Voi mi avete parlato dello stato d'animo, mi avete parlato di un nuovo inizio dell'anno, ma considerando le vecchie abitudini, abbiamo parlato di umori che condizionano la nostra giornata, abbiamo parlato di praticità e utilizzo, abbiamo parlato di aneddoti personali e dello stile che ci identifica. Quindi già da un primo brainstorming di questo genere, che è stato un po' rubato, diciamo, attraverso i vostri racconti, possiamo, diciamo, mettere a fuoco il primo nucleo tematico del kit, che è che la moda è una forma di comunicazione. Noi non copriamo con la moda solo il nostro corpo, quindi la moda non è qualcosa che ci serve solo a coprirci, come dicevo prima, un orecchino in questo senso è completamente inutile, ma è una forma di comunicazione interpersonale che anche solo a questo primo, diciamo, esercizio brainstorming può comunicare tantissime cose, sia noi stessi. Daniela diceva: se inizio la giornata non riesco a mettermi neanche gli orecchini, la giornata inizia male. Quindi è una forma di comunicare, diciamo, la nostra identità,
al mondo esterno, ma in primis anche a noi, cioè ha a che vedere proprio con la propria identità. E questo chiaramente in un periodo diciamo di boom ormonale e di cambiamento forte come quello che vivono i nostri studenti e studentesse diventa ancora più importante. Non è un caso che la moda per loro sia un elemento molto identificatorio, sia perché riguarda, come dicevamo, la comunicazione con se stessi, ma anche con gli altri, quindi con tutto il tema del gruppo che per loro è molto forte. Motivo per cui crediamo che la moda sia un ottimo argomento per provare a fare educazione civica, perché li aggancia subito. Il tutto sarà nello stile anche con cui lo facciamo. Quindi adesso io inizio, diciamo, a portarvi avanti nella spiegazione del kit, cercando di tenere assieme, vedremo come, i contenuti con i metodi. Prima di iniziare però vi condivido in chat un link con una lavagna. Mi piacerebbe capire le vostre aspettative rispetto a queste appunto 2 ore e mezza che passeremo assieme, in modo anch'io da centrare un po' meglio l'obiettivo o reindirizzarlo. Quindi vi metto in chat il link di una Jamboard, che non so, immagino che durante il Covid, scusate con il, spero di non mandarla alla chat di altre 200 insegnanti, vediamo se vi arriva. Allora, questa è la Jamboard, ditemi se riuscite a vederla. Sì, vediamo. Sì, sì, sì. Devo solo forse verificare che io abbia messo come editor tutti, sì. E vedete che nella prima lavagna c'è scritto dopo il corso sarò più, quindi immaginiamoci alle 5 di questo pomeriggio, alle 5, alle 5 e mezza, non so esattamente a che ora finiremo a seconda della nostra attenzione, voi sarete più, provate a rispondere sulla sinistra. Tra i vari strumenti avete quello che si chiama nota adesiva e cliccando su nota adesiva potete appiccicare sulla lavagna virtuale un post-it con la risposta. La cosa simpatica delle Jamboard è che ci vediamo tutti sotto forma di animali in alto, quindi in questo momento io vedo un panda anonimo e un lama anonimo. Il tempo per rispondere alla domanda. Spero che anche Daniela abbia. Allora, io continuo a vedere consapevole e basta, non so se perché Daniela non riesce a... No, scusatemi, arrivo, che mi sto spostando e cambio device. E okay. Se vuoi dirlo anche a voce, lo appunto io, non impazziamo. Anch'io non sono riuscita a scrivere. Sì, potete dirlo a me, io lo appunto. La Jamboard non la riesco ad aprire ora, la apro quando apro il Mac, quando apro il computer arrivo, va bene. Ok, non ti preoccupare Daniela, solo per capire, se tu ti immagini alle 5 di oggi, dopo questo corso, che cosa vorresti avere in più, diciamo? Dal corso? Sì. No, mi piacerebbe semmai avere qualche strumento da dare ai ragazzi per incentivare la moda sostenibile, per cercare di sottolineare l'importanza anche del riuso dei capi di abbigliamento, di usufruire di tutti i canali che adesso ci sono, almeno in tutti i paesi ci sono dei luoghi dove si possono portare i capi utilizzati e magari
acquistarne di nuovi anche solo con una piccola donazione, insomma, anche di un euro a capo, e qualcuno li usa e cioè, riutilizza e ottimizza le risorse. Dai. Però tendenzialmente i ragazzi cercano di utilizzare il capo più firmato e magari il meno sostenibile possibile, certo, perché non si sa quale sfruttamento. Quindi per incentivare il cambiamento, incentivare la moda sostenibile, chiaro? Sì. E invece volevo chiedere, ma proprio due battute, Elisa, a livello pedagogico spesso mi scontro con questo pensiero, cercando di definire bene la differenza tra avere maggiore conoscenze e avere maggiore consapevolezza. Tu hai scritto consapevole? No, io non l'ho scritto. Ah, non l'hai scritto. L'ho scritto io, mi sono imbucato. Ah, ok, ok. No, però è un tema interessante su cui mi sono fatta delle riflessioni, quindi Claudio, se vuoi partecipa tranquillamente. Secondo te c'è una differenza tra essere più informati e essere consapevoli? Più. Secondo me sì. Cioè, informati poi... Cioè, consapevole, secondo me, metti in atto, in pratica, le informazioni che hai o che stai acquisendo. Informato non è detto che tu lo faccia. Sì, io il pensiero che ho fatto, anche avendo fatto un po' di ricerca su questo, e quindi per quello sottolineo la parola consapevolezza, che la consapevolezza è quell'informazione che mette in relazione l'informazione con la nostra vita. Quindi io non solo so qualcosa di più sul tema della moda, ma sono riuscita a relazionare quel tema con, non so, le mie rappresentazioni mentali o i miei stati d'animo, o ancora meglio, i miei comportamenti. Quindi in questo senso la consapevolezza ha una marcia in più dell'informazione, della semplice conoscenza. Certamente, io avevo pensato alla parola responsabilmente, perché anche la consapevolezza crea anche maggiore responsabilità, e come educatori, come docenti, secondo me la responsabilità ha un ruolo fondamentale, quindi anche io mi aspetto di trovare una nuova strada per spiegare la responsabilità, che è a 360 gradi, che non tocca solo le materie, la didattica, ma che riguarda anche la vita, perché spesso e volentieri si vede tutti i contesti un po' avulsi, staccati gli uni dagli altri, in realtà ci sono tante competenze, tante conoscenze che i ragazzi fanno attraverso la consapevolezza delle realtà che ci circondano e quindi l'assunzione di una responsabilità, credo, scusate. No, benissimo. Ok, allora io proverò a centrare questi obiettivi, comunque li tengo presente. A questo punto vi condivido lo schermo, vi farei vedere come ho pensato di organizzare il corso, quindi com'è un po' il programma, che temi affronteremo, quali strumenti useremo. Scusate che ho purtroppo in alto, mi si mette la barra delle applicazioni, quindi ok, arrivo. Allora, due parole su di me, visto che ci vuole anche un atto di fiducia a farsi guidare dai vari formatori. Io mi occupo di educazione alla cittadinanza globale, educazione civica, da 10 anni ormai, all'interno, no, come mai non è uscito, di una ONG che si chiama Mani Tese, che ha partorito, diciamo, nel 2021 un'impresa di formazione che si chiama Reattiva. E quindi sostanzialmente sono due attori tra loro interrelati con un comune obiettivo, quello di educare a una cittadinanza globale, quindi a un attivismo civico, a un impegno maggiore su tutte le sfere della sostenibilità. La formazione di oggi toccherà questi punti, avrà questi obiettivi che sono nell'ordine delle idee, insomma, le aspettative che avete, quindi direi che siamo già a buon punto, perché si incrociano bene. Cercheremo di capire perché la moda è un buon argomento per fare educazione civica, qualcosa è già uscito. Andremo a conoscere gli strumenti che il programma School Food mette a disposizione, in particolare in questo strand, quindi il kit cambia moda, gli allegati, cercheremo di capire come orientarsi. Io so che voi lo riceverete il 15 di settembre, quindi non lo avete sotto mano, però inizieremo a vederlo, inizieremo a vedere gli allegati, in modo che quando vi arriva voi non siate completamente, come dire, dispersi, senza bussola all'interno del mare magno degli allegati, che comunque saranno tanti, perché gli strand sono più di uno.
andremo a sottolineare quali sono i nuclei tematici principali, quindi affronteremo chiaramente anche l'ambito delle conoscenze e quello che spero anche di instaurare un clima di comunque apprendimento cooperativo, come già abbiamo iniziato a fare, quindi pensando sia ai possibili adattamenti e collegamenti con le vostre materie, sia dei miglioramenti, quindi tutte le riflessioni che emergono dai giochi e dalla sperimentazione saranno comunque materia di lavoro in questo momento. Quindi lo prenderai anche proprio come un momento, diciamo, di condivisione. Capisco perché. Scusate, ho qualche problema. Perché faccio riferimento al metateatro? Perché ho pensato di impostare la formazione come una metaformazione, quindi andremo a essere docenti in alcuni momenti e alcune volte vi chiederò di vestire un po' i panni dei vostri alunni, di mettervi in gioco e proveremo proprio a fare delle attività perché il modo migliore per conoscerle è provarle, quindi secondo me non ci sarebbe formazione più pratica se non mettersi in gioco. Dicevo, gli strumenti, qua abbiamo l'elenco, andremo a vedere il kit 2023-2024, i suoi allegati, uno strumento utile, diciamo, gratis che può aiutarvi e che è complementare è il portale di Cambia Moda che trovate sul sito di Reattiva, dopo lo andiamo a vedere, quindi reattiva.org, con delle linee guida di approfondimento, la bibliografia che troviamo all'interno del kit, il PowerPoint, che è questo che stiamo vedendo, e poi la nostra creatività. Ok? Per iniziare, vi proporrei di fare l'icebreaker che proprio è pensato per gli alunni, ma va benissimo anche per noi, e che solleva quindi quell'attività che dovrebbe scaldare il clima in classe e fare da strappo anche dell'argomento. Io nel kit vi propongo due alternative. Una è partire da questo film Il Diavolo Veste Prada, da una scena in particolare, e da questa scena far emergere il dibattito, stimolare il dibattito. In questo momento però preferirei guidarvi alla scoperta di un influencer di moda per ragazzini che si chiama Berengo, quindi adesso vi faccio vedere il video su YouTube. Non so se lo avete mai sentito dai vostri studenti. Sinceramente no, sono tutti termini con i quali indicano un certo modo di vestire, come i famosi Maranza, però questo no. Ok, anch'io allora no. Andiamo a vedere un pezzettino del suo video, che è per 12 anni, quindi va più che bene come fascia di età. A me ne hanno parlato direttamente i ragazzi, quindi nulla vieta di utilizzare un altro video che magari sono i ragazzi stessi ad aver, non so, durante l'intervallo vediamo che ne parlano o un gruppo di loro sappiamo che segue un determinato influencer. Quindi io vi propongo questo perché secondo me è adatto, ma ce ne potrebbero essere molti altri. E anche abbastanza, scusate se faccio tutto questo preambolo, ma così sapete anche eventualmente che cosa cambiare. Avete mai sentito parlare di Trying On All? No. I Trying On All sono dei brevi video su YouTube che purtroppo o per fortuna o il giudizio fanno anche i ragazzini abbastanza giovani, quindi dell'età delle medie, in cui sostanzialmente dopo aver fatto shopping portano a casa i sacchetti pieni di appunto capi di abbigliamento e li mostrano in camera, quindi nella camera del video o del cellulare. Sì, ok, io sì. E sostanzialmente elencano tutte le qualità o diciamo le pecche di questi abiti. È una tradizione che viene dagli Stati Uniti d'America, soprattutto quando c'era il momento del Black Friday, quindi uno andava ad accaparrarsi, si va a accaparrare gli sconti e è un modo anche per fare sponsor. Se voi provate a digitare Trying On All su YouTube, noi ne abbiamo messi alcuni nel kit, ne vedrete tanti e ci sono anche proprio delle ragazzine che fanno sostanzialmente le influencer di moda in questo modo, ok? Quindi anche quella può essere una valida alternativa. Secondo me è più femminile, quella che adesso andiamo a vedere è più incentrata sui ragazzini maschi. Allora, io devo condividere anche l'audio perché sennò arrivo, eh?
Vediamo in tuscia. No, pubblicità. Ciao brother, come ti chiami? Cosa indossi? Allora, ragazzi, ci troviamo a Sanremo per questo meetup di oggi, c'è un sacco di gente. Grazie di essere venuti. Adesso vabbè, parliamo un po', ci facciamo un po' di foto, chi vuole. E poi ovviamente registriamo i migliori outfit per quanto costa il tuo outfit, che ha anche un premio, quindi che vinca il migliore. Però come ti chiami, quanto costa il tuo outfit? Giovanni, Gianni Potenza su Instagram. Ok, cosa indossi oggi? Scarpe Valentino Lockstar 5,90, pantaloni di Spare 500, cintura Prada 2,90, portafoglio Gucci 3,50, Gucci Ghost, Rolex Master nella versione più piccola 6,000. Maglietta San Laurent pagata 2,90 e collana nel tempo. Perfetto, grazie brava. Come ti chiami? Cosa indossi oggi? Simone, scarpe Alexander McQueen 3,95 da Spinnaker, pantaloncini Adidas 25 da Footlooker, felpa di Marcello Burlon 275, maglia di Versace 130. Perfetto, grazie bro. Come ti chiami? Cosa indossi oggi? Mi chiamo Mattia, allora squalo 130, calzini Supreme 30, pantaloni Plaza 60, maglietta 65, orologio 150 e occhiali 200. Perfetto, ciao bro. Ciao brother, come ti chiami? Cosa indossi oggi? Mi chiamo Matteo, partiamo dal basso, Air Force One per Off-White MCA, pagate 1400 RSL, pantaloni sartoriali di un negozio da me, pagati 150 euro, TD Coast, pagata 15, portacarte Goyard, 3,50, portafoglio Montblanc, pagato 2,50, orologio Vagari, pagato 300, braccialetti vari 80 e gli anelli sui 40. Perfetto, grazie. Ok, mi fermo qua. A quanto sembra 80.000 è il prezzo massimo raggiunto. E se ho capito bene come funziona, dovrebbe vincere una sorta di maximum di Barengo, non so cosa farà, cioè non so cosa si vince esattamente, però è pieno di questi video. Lui è andato in varie città, dal Duomo di Milano, sicuramente ci sarà anche a Firenze, e blocca le persone e gli chiede l'outfit. A volte fanno anche indovina quanto costa, quindi uno deve indovinare quanto viene l'outfit. Domanda bruciapelo per voi, cosa ne pensate? Vi hanno ricordato dei vostri studenti e secondo voi perché è così importante? Questa è la stessa domanda che farei anche ai ragazzi. Perché è così importante, si spende così tanti soldi dietro l'abbigliamento? Io devo dire la verità, Daniela, dimmi se sbaglio, noi abbiamo le stesse classi, cioè ancora la realtà di Pian di Sco non mi sembra arrivata a questo livello. Certamente le scarpe hanno un costo maggiore, si vedono, però i nostri ragazzi non mi sembra che siano a questo livello, però guardano molto noi, guardano molto come sono vestiti gli insegnanti, più che come sono vestiti tra di loro. Questo è in dubbio. Okay. Certamente mi fa un po' specie, perché per ragazzi in crescita vedere questo, cioè anche questi soldi spesi, cioè andare a trovare la marca quando, e mi fa anche paura, perché crea una forte discrepanza tra chi se lo può permettere e chi no. Ci sono tanti ragazzi che non si possono permettere nemmeno di comprare i libri di scuola, figuriamoci comprare una cintura a 250 euro, cioè, mi fa anche un po' paura. Noi non siamo in una realtà cittadina, questo ancora ci permette, secondo me, di vivere una sorta di bolla, però quando penso ai miei ragazzi di terza media, quando scenderanno già nel Val d'Arno, ho paura di quello che si troveranno di fronte, di quanto si sentiranno diversi. Non so se Daniela vuole aggiungere qualcosa, io sto prendendo appunti. No, anch'io concordo con Elisa che non c'è l'ostentazione, cioè noi non abbiamo rilevato l'ostentazione del bestiario. Certamente le tute Pyrex, quelle che sono, come si chiamano, qualcuno ce l'ha, però non c'è questo... Anche perché sì, magari c'è qualche famiglia benestante, però come diceva Elisa,
non è la maggioranza dei casi. Però sicuramente sono esposti a questo tipo di contenuto online, questo è ovvio. Anzi, c'è qualche, quest'anno c'è stata anche la richiesta da qualche terza di fare la settimana della moda. Io mi sono un po' posta in maniera negativa nei confronti di quest'idea, non perché non mandasse che i ragazzi venissero tutti vestiti eleganti oppure tutti in pigiama, perché mi rendo conto che ci sono delle famiglie che non si possono permettere di fare queste cose e diventa un fattore omologante e talvolta anche discriminante nei confronti di quelle persone che sono più in difficoltà dal punto di vista economico. E i miei ragazzi mi hanno trovato piuttosto, ho anche spiegato loro, perché quelli di seconda mi hanno chiesto, vero Daniela, ah, lo possiamo fare anche noi? Sì, l'hanno chiesto, perché lì per lì è divertente, loro non lo fanno come ostentazione della moda, ma come idea di far parte di un gruppo, perché è una forma d'accettazione, no, la moda. E io su questo ho cercato di parlare, di dire che è una forma di collaborazione, di stare attenti, perché qualcuno magari la maglina del giocatore non ce l'ha, e quindi per sentirsi parte del gruppo mette una famiglia in difficoltà, dove magari ci sono due o tre persone, due o tre figli, e quindi non possono andare a cercare questi capi d'abbigliamento. E mi sono opposta, forse anche sbagliando, però la trovo una cosa che va ora di moda fare, però che è fortemente discriminante. No, secondo me hai fatto bene, insomma, sono d'accordo, anche perché quando decidono loro cosa indossare e come funziona la settimana della moda, escono fuori appunto queste idee che poi chiedono in alcuni casi anche un esborso economico notevole. Invece, per contro, quando invece magari il docente di musica chiede di indossare un paio di jeans, è la fine del mondo, perché non si vogliono mettere. Devono decidere loro, certo. Allora, provo a fare un po' di sintesi tra quello che ci siamo detti. Ho appuntato le cose sempre su una lavagna. Questo è esattamente il tipo di attività anche che potreste replicare in classe, cioè video, dibattito a post-it. Cosa emerge è già, diciamo, già tanti nuclei tematici. Allora, la moda come forma di comunicazione, ribadisco questo, che è quello che anche emergeva dal primo icebreaker rispetto agli oggetti, scusate, i capi d'accessori, i capi e gli accessori che abbiamo portato dall'estate. Allora, la moda, partirei, diciamo, dalla moda come imitazione degli altri. Avete detto, Elisa diceva, guardano gli adulti, li giudicano, modo per far parte di un gruppo, quindi comunicare con gli altri, ma anche la moda come capacità di identificazione. Devono decidere loro, perché devono decidere loro? Perché sono comunque in una fase, diciamo, di adolescenza, più che preadolescenza, loro sono già praticamente adolescenti in terza media, vanno come dei razzi verso il liceo, le superiori, no? Quindi una fase in cui si cerca tanta autonomia, quindi non metto in dubbio il fatto di scegliere quale maglietta comprarmi, il fatto di scegliere come vestirmi è un forte indicatore di autonomia. Allo stesso tempo c'è quindi questa dicotomia tra essere parte di un gruppo perché voglio rafforzare la mia identità di gruppo e essere per la prima volta responsabile di come sono, di qual è la mia immagine all'esterno, di quello che voglio diventare. È un fattore omologante e discriminante, quindi ha a che vedere anche col tema ricchi e poveri sicuramente. Quello che spesso avviene è anche chi non se lo può permettere di solito comunque decide di imitare gli altri, quindi comunque magari non ha un Rolex da 500 euro ma il fake, la versione fake, diciamo, che spesso magari quello che si può permettere non è detto che abbia bisogno di comprare, quindi anche su questo c'è, diciamo, anche un mascherarsi. Lascerei un attimo da parte sulla settimana della moda a scuola.
Il tema che, del fatto che noi lo vogliamo o no, questo è un tema che è sulla bocca di tutti, è a loro, è uno un po' dei loro temi. Quindi dal mio punto di vista il tutto anche legato a settimana della moda sì, settimana della moda no a scuola, è il come la si propone, e magari frutto di un laboratorio come quello che andiamo a vedere potrebbe avere un sapore molto diverso. Allora può diventare lo swap party finale della scuola dove ci si scambiano i vestiti, può diventare, poi lo andremo a vedere, la sfilata di moda tra chi è quello, colui che vince, non è quello che ha l'outfit più costoso, ma chi ha l'outfit più sostenibile. Quindi il tutto secondo me sta sul come. E quindi diciamo già così abbiamo rilevato tanti temi. Quello che in classe verrà sicuramente fuori è il fattore omologante e discriminante. Visto che avete parlato delle scarpe, una buona cosa potrebbe essere, per evitare che ci sia questa sorta di, come dire, uscire dal cerchio e dire no, ma io non sono alla moda, se dovesse succedere quello, anche solo che loro si guardino tutti le scarpe, quasi nel 60% hanno le Air Max, cioè almeno nelle superiori qui il 60% dei ragazzini e delle ragazzine porta le stesse identiche scarpe, quindi anche solo dire vediamo il video, ti senti fuori da quella fenomeno di massa? E come mai però avete il 90% tutti le stesse scarpe? O come mai avete tutti lo stesso zaino? Può essere anche un accessorio. Quindi capire che anche coloro che non si sentono parte del sistema moda, di fatto ne sono parte, che in qualche modo la moda di oggi è una moda standardizzata, quindi che ci collega tutti, proprio perché è così potente, è proprio un comportamento così potente di massa, che in qualche modo ci omologa anche quando non lo vogliamo. E allo stesso tempo cerchiamo di personalizzarci come gli orecchini, quindi trovare dei modi per far uscire la nostra personalità. In questa tensione tra omologazione e discriminazione è, diciamo, la potenza della moda al suo centro. Farei, prima di proseguire, un esercizio sui termini chiave che vi potrebbero servire, che potrebbero uscire anche da dei video di questo tipo. Lo facciamo in questo modo: se sapete il significato lasciate la camera accesa, se il significato è oscuro come era nel caso del Triangonol, spegnete la camera e poi proviamo a definirli assieme, ok? È chiaro. In classe con i ragazzi lo potreste fare anche chiedendo di appuntare dopo un video del genere i termini chiavi che sono usciti, quindi outfit, non so, accessorio, costo, queste cose qua. Provo, eh? Quindi camera accesa se sappiamo il significato, camera spenta se non abbiamo idea. Volevo dire, c'è un'altra collega, è arrivata. Scusi, non sì, scusate, sono concentrata. Benvenuta, Marilena. Salve, ero impegnata con degli impegni, cioè dalla scuola, quindi non sono riuscita ad arrivare prima. Va benissimo, non si preoccupi. Grazie. Può partecipare che cosa? Mi sono dimenticata, mentre so bene che Elisa insegna lettere e ha tutto, diciamo, il comparto geostoria, Daniela e Marilena invece non so che cosa insegna. Io matematica e scienze. Ok. Anch'io matematica e scienze. Quindi forse queste prime riflessioni potrebbero essere più cansanti per lettere, però visto che educazione civica è una materia trasversale, non ci si tira fuori, per dire che ci sono dei moduli che, diciamo, fanno emergere di più le conoscenze tecnico-scientifiche, quelli vedremo. Allora, camera accesa se questo termine vi suona familiare, lo conoscete, camera spenta se invece non lo sapreste definire. Questo perché? Perché ci può essere utile iniziare a spiegare la moda ai ragazzi e quindi anche capire da loro cosa conoscono. Elisa ha già spento della serie non conosco nessuno. Io sono molto scientista dentro e fuori. No, ma credo che questi siano assolutamente alla tua portata. Allora, abbiamo visto il video degli influencer, inizia un primo dibattito in classe, secondo passaggio può essere quello di dire bene, visto che anche chi si sente fuori dalla moda è influenzato, guardiamoci le scarpe, che sono al 90% bianche, tutte uguali della Nike, cerchiamo di capire un po' meglio come funziona.
Un primo termine è collezione di moda. Ce l'abbiamo. Ok, come lo potremmo spiegare, collezione di moda? Elisa è scappata. Marilena, buttati. Tanto non, è una, non abbiamo verifiche, non c'è la Ferragni connessa con noi, quindi poi scopriamo che Claudio è un influencer in realtà nel secondo lavoro. Qual era il termine, scusa? Collezione di moda. Boh, a me vengono in mente le sfilate, quindi la collezione, che ne so, autunno, inverno, primavera, estate, la definirei così, che ne so, le varie collezioni in base alla stagionalità, agli anni anche, non so. Ok, sì, Daniela vuoi aggiungere? Ti avrei detto la stessa cosa io. Ok. Insieme di disegni che... La definizione, tutte queste definizioni non le appunterò perché le trovate nel kit, dopo ve le faccio vedere, quindi diciamo non è che le perdiamo. È quella raccolta di abiti o accessori, quindi di solito non è un solo abito, un solo accessorio, ma potremmo dire un insieme, che è legato da un fil rouge, che può essere la stagionalità, il mood board, ovvero voglio esprimere di essere una donna imprenditrice assolutamente affermata e indipendente nella società contemporanea. L'espressione di quell'ideale di personalità, e ne parlavamo prima, questa forma di comunicazione, è espresso dal tipo di orecchini che indosso, dal cappello, dal taglio dei capelli, dalla collana, dall'abito. Quell'insieme, diciamo, di accessori e abiti rappresenta la collezione. Quindi la collezione è normalmente sempre fatta da più abiti o da più accessori che vengono legati da loro, potremmo dire in senso letterario, da una sorta di, appunto, fil rouge narrativo artistico. Seconda parola che ho per voi, alta moda. Questa ce l'abbiamo, vai Elisa. Viene in mente appunto tutto ciò che è legato alle griffe, quindi a Prada, Gucci, eccetera. Esatto, normalmente le collezioni di alta moda sono delle collezioni che non sono popolari e quindi sono... fatte, hanno delle fatture molto preziose, sono molto care, hanno dei filati estremamente ricercati, che vengono lanciate solo per un pubblico, diciamo, d'élite. Ok, questo teniamolo a mente perché normalmente le stesse case di moda, poi andremo a vedere come questo entra in maniera preponderante nella definizione della fast fashion, le case di moda lanciano poi delle seconde, terze, quarte collezioni popolari che sono ispirate alle collezioni di alta moda, ma non sono le medesime. Quindi le collezioni di alta moda normalmente sono d'élite. Brand, questo loro lo sanno, siccome lo sappiamo anche noi. Chi non lo sa può spegnere la camera così posso, cerco di capire. No, lo sapete, perfetto. Marilena. Quelle che forse chiamiamo le marche, ecco, cioè nel senso il brand Adidas, Nike, esatto. Piuttosto che appunto, ok, sì, sì, questo ci siamo. Ok, vabbè, stilista, su questo possiamo andare abbastanza veloce, invece fashion, ah no, Daniela è sparita, perfetto, allora no, affrontiamo stilista anche. Ci sono. No, pensavo che avessi spento perché... No, ci sono. Ah, ok. Fashion addicted o, se volete, victim. Perché non vi vedo. Ok, qua c'è più confusione. Allora, tendenzialmente... Ah no, però abbiamo Daniela che lo può indovinare. Beh, direi che è dipendente, attaccata alla moda, no? Sì, diciamo è un'espressione connotata in maniera abbastanza negativa. Sì, certo.
Però diciamo è qualcuno che è dipendente, qualcuno che è estremamente smanioso di essere alla moda, e questo può essere visto in senso negativo o positivo, l'espressione lo connota in maniera negativa. I termini tecnici sulla moda sarebbero molti altri, diciamo siamo partiti un po' dalla base, che sono quelli con cui funziona la moda in questo momento. Ok? Vi porterei al kit, così iniziate a vederlo, e poi facciamo un preambolo, no, anzi, facciamo prima un preambolo metodologico e poi vi porto al kit, così facciamo un cappello introduttivo, arrivo. Allora, diciamo, quello che abbiamo fatto adesso è il primo modulo, come vedete è costruito tenendo sempre assieme i metodi e i contenuti. Questo lo sottolineo perché è una caratteristica di tutto lo strand, credo anche di molti altri strand, conoscendo come lavora School Food. Quindi, arrivo. Questo che vedete è il kit, che riceverete il 15. Vado un po' a scorrimento. Questa parte gialla è lo strand sulla moda, sono 10 moduli. Per adesso in qualche modo siamo sul modulo 1 e il modulo 2. Stiamo passando dal modulo 1 al modulo 2. Come vedete ogni modulo ha un modulo base e un modulo di consolidamento. Quelli di cui parleremo oggi sono quelli che vanno da pagina 6 a pagina 56. Okay. Quindi siete facilitati. All'inizio vedete sempre gli SDGs di riferimento, la scheda di sintesi. Ora abbiamo attraversato, diciamo, in maniera un po' sparsa questo dibattito animato a partire dai video di YouTube o, se preferite, da un film o un video che ha a che vedere chiaramente col tema della moda. Io propongo anche, che va abbastanza bene anche se loro non lo conoscono, Diavolo Veste Prada, In una scena cardine, oppure Un traingo nola. A partire dal dibattito si fissano alcune informazioni principali e si propone di concludere la riflessione con le definizioni corrette delle singole parole, un po' come abbiamo fatto adesso, per iniziare a connotare che cos'è la moda e come funziona l'industria della moda. Come attività alternativa vi ho messo un gioco di ruolo che potrebbe essere fatto così, appunto si divide la classe in 4 piccoli gruppi, ogni gruppo proverà ad abbozzare una collezione di moda, prima abbiamo dovuto definire chiaramente che cos'è, che può essere fatto in stile di collage o disegni, a partire da appunto un colore, un mood, quindi il mood board, una sensazione, una tendenza, e poi viene presentata al resto della classe. I 4 gruppi dovranno sempre tenere presente di scegliere una stagione, un genere, un target, una tipologia, e a conclusione ogni gruppo potrà appendere alle pareti dell'aula la propria collezione di moda e potrà essere invitato a spiegarla agli altri della classe. Quindi questa è sostanzialmente l'attività alternativa al dibattito. Io sinceramente preferisco l'attività di dibattito perché fa emergere già da un po' già dall'inizio anche le contraddizioni e il tema della comunicazione. Come vi dicevo, tutto il kit è stato pensato per connettere in maniera coerente contenuti e metodi. Quindi mi sembrava utile all'interno di questa formazione fare, prima di passare solo ai contenuti, una parentesi su come abbiamo cercato di intrecciare contenuti e metodi. E lo faccio cercando di essere sintetica, appoggiandomi a delle citazioni di quelli che io ho chiamato i nostri guru della pedagogia, quindi per fare una riflessione di non sui metodi ma di metodologia un po' più ampia. Allora, questa citazione racchiude bene in che senso i mezzi e i fini non possono essere indipendenti tra loro. Si dice: il mezzo può essere paragonato ad un seme, il fine ad un albero, e tra il mezzo e il fine vi è appunto la stessa inviolabile relazione che vi è tra seme e albero. Secondo voi l'ha detto Edgar Morin, che trovate col cappellino alla sinistra del vostro schermo, al centro Gandhi, oppure il da poco scomparso cavaliere? Probabilmente il primo. Edgar Morin. Elisa punta su Edgar Morin. Daniela? Eccomi. Onestamente non lo so. Ora mi stupisce da Berlusconi.
Esatto, l'idea io l'ho bannata a prescindere. Esatto, come le pizza a crocette, no? Allora, quella sicuramente è sbagliata, poi le altre due non so. Potrebbe essere anche Gandhi, lui che vestiva sostenibile, che aveva anche messo da parte il fatto di non vestire all'occidentale, ma ad utilizzare poi gli abiti, potrebbe essere stato anche lui. Però ecco, il mezzo può essere paragonato a un seme, il fino a un albero, io avrei pensato più lui a un paragone sul sale. Ah, ok. Marilena, vuoi puntare le tue fish? Anch'io pensavo Gandhi, però sì, non ho proprio idea. È Gandhi, che ci ricorda anche su tutto il suo ragionamento sulla non violenza. È collegato, no, al fatto che non è lecita la guerra anche in casi in cui si parla così tanto di guerra giusta, il tema della guerra giusta e ingiusta, e ci ricorda come in questo caso, per parlare di moda, per attivare dei comportamenti di sostenibilità e di educazione civica, dobbiamo fare molto un ragionamento sui mezzi. Quindi sicuramente il kit, quello che abbiamo tentato di fare, è trovare dei mezzi che fossero ingaggianti, divertenti, che fossero sempre legati alla ludico-didattica, perché se tentiamo di farlo con un modo noioso sicuramente li perdiamo, no? Quindi questo cercare di tenere assieme. Il Gandhi italiano si chiama Danilo Dolci e ha parlato tanto della domanda maieutica, quindi una cosa che troverete, una, diciamo, metodologia che troverete all'interno del kit è l'uso della domanda maieutica. Chi ha riflettuto tanto sulla domanda maieutica è anche questo pedagogista, che non so se conoscete, che si chiama Daniele Novara, con cui noi abbiamo lavorato tanto. E lui sintetizza in questo modo una buona domanda maieutica. Dice che le domande maieutiche devono essere domande legittime, cioè chi le pone, quindi noi docenti, noi educatori, non dobbiamo conoscere la risposta. La domanda maieutica non è una domanda valutativa. Devono essere domande di interesse, cioè generative, devono sviluppare delle conoscenze, e devono essere domande di problematizzazione, cioè che aprono, moltiplicano i punti di vista. Ecco, noi abbiamo cercato di usarle il più possibile, alcune ci sono venute bene, altre meno, però appunto una domanda maieutica che lui cita spesso è: che cosa vuoi fare da grande? Piuttosto che perché secondo voi tanti ragazzini spendono 500 euro per un paio di scarpe. Queste sono, diciamo, delle domande che non hanno un giusto o uno sbagliato, non sono valutative, ma possono essere generative di ragionamenti. Come dicevo, moda educazione è tenuto assieme, diciamo, questo tema dal fatto che è un argomento apparentemente frivolo, ma immancabile nelle nostre vite, non solo serve a coprire il nostro corpo, ma a comunicare con gli altri. E uno dei primi contenuti che potete introdurre è il fatto che sia un comportamento massivo, cioè di massa ormai, fa sì che sia un'industria molto florida, che muove il mercato mondiale, ha un valore complessivo di 2.500 miliardi di dollari e che dà impiego a più di 300 milioni di persone. Quindi stiamo parlando di un'industria effettivamente molto florida. Il modulo 2 ci porta a ragionare sul tema della moda e del tempo e della storia. Io vi spiegherei l'attività, poi se volete la proviamo assieme. Quindi abbiamo visto che la moda è una forma di comunicazione, è una forma di comunicazione tra identità e gruppi, è una forma di comunicazione anche, diciamo, in relazione al tempo storico. Come funziona l'attività del modulo 2? È un gioco a squadre. Le squadre avranno a disposizione 20 minuti ciascuna, potranno nominare eventualmente un ambasciatore che può andare a osservare le scelte effettuate dalle altre squadre. Nel fare cosa? Sostanzialmente il gioco si gioca con delle carte che rappresentano, adesso le vediamo, dei vestiti. I ragazzi e le ragazze devono essere in grado di abbinare, quindi ritrovare il vestito abbinato al periodo storico. Quindi è un'attività che sicuramente si collega bene all'ambito e alla materia di storia.
Una volta che le squadre hanno tentato di, diciamo, di accoppiare periodo storico e abito, potranno, come dicevo, con l'ambasciatore andare anche a sbirciare le scelte effettuate dagli altri, quindi abbiamo cercato di mischiare un po' di competizione, un po' di cooperazione. E poi, alla fine, come valutazione e chiusura, le squadre presenteranno il proprio lavoro e ragionamenti fatti assieme. Il docente avrà il compito di verificare se gli abbinamenti siano corretti, ma soprattutto di verificare in che modo i ragazzi e ragazzi sono riusciti a svolgere il compito, quindi anche se c'è stata una cooperazione tra i diversi studenti. Ok? Io adesso vi farei vedere le carte e vi inviterei... io credo che Claudio, possiamo anche non dividerci a gruppi, volendo potete, okay. potete provare, o vogliamo, possiamo creare un'unica stanza, che non so, essendo in tre. Sì, proviamo. Cioè, come dici te, via, se no rimangono qui in quella principale. Ok, vi condivido. Vedete ancora il mio schermo, vero? Sì. Vi condivido qua questa cartella. Attenzione che non sarà la cartella definitiva tramite cui riceverete il kit, quindi vi invito per favore a usarla per questa esercitazione. Al modulo 2 li troverete così però, gli allegati, quindi già iniziamo a orientarci. Spiegazione del modulo 2, allegato modulo 2, avete il materiale che potete stampare e portare in classe. Provate a guardare le card e a farle voi, quindi avete, diciamo, dei periodi storici. Avete delle domande, diciamo, di rilievo che possono preparare, diciamo, l'accoppiata, e poi avete dei vestiti, ok? In questo caso sono già, la soluzione c'è già, però vi chiederei, se vi va, di provare a fare l'accoppiata spiegandomi soprattutto qual è la connessione, cioè come mai secondo voi che cosa esprime il vestito rispetto a quel periodo storico, visto che abbiamo le soluzioni, i ragazzini non l'avranno, quindi non vedranno a fianco alle carte dei vestiti la scritta basso medioevo, quindi diciamo proviamo a fare appunto una metaformazione, entrare un po' a uscire dal gioco. L'accoppiamento c'è già, ma secondo voi come lo possiamo giustificare, quale diciamo espressione hanno questi abiti rispetto a questo periodo storico? Ci possiamo dare per fare questa prova, fare un po' di prendere un po' di appunti, direi 15 minuti. Se volete vi possiamo mettere in una stanza anche voi tre docenti, altrimenti insomma lavorate pure qua e noi... forse meglio che sennò si sente un po'... Se si può, Claudio, metterle in una stanzetta virtuale parallela. Okay. Sì, provo. Allora, sì. 15 minuti e poi torniamo assieme in plenaria e proviamo a giustificare un po' questo collegamento. Che chiaramente avrete poi spiegato sul kit, quindi adesso stiamo, diciamo, costruendo assieme i contenuti. Ma dobbiamo prendere appunti su tutte le card? No, no, quello che chiedo a voi docenti è, posto che il collegamento c'è già, diciamo, come lo giustifichereste? Cioè, secondo voi gli abiti riescono a esprimere delle caratteristiche portanti di quel periodo? Le domande sono solo delle domande guida che i ragazzi utilizzeranno, ma che voi, cioè, potete tenere come domande guida senza rispondere una per una. Difficile, eh? Credo che adesso vi arriverà in alto un link che Claudio sta facendo e quindi poi potete anche discuterne. Sì, io creo la stanza di lavoro, semmai ci andate a finire tutte, quindi Valeria e... non mi ricordo il nome, Anna? Anna, giusto? Sì, se uscite poi. Sì, sì, okay. Perfetto. 15 minuti. Ok.
Forse è un po' poco, però è a titolo di esercitazione.
Ci sono, Pensavo... Io sono rientrata, sì, se vuoi, però tanto aspettiamo perché manca ancora. Sì, 10 minuti mancano ancora. Sì. Poi io farei questa. Aspetta, metto la regolare, non sento. Non ti sentiamo però, Floda. Mi ha detto scusami. Farei questa sperimentazione, il debriefing, quindi fissiamo i contenuti chiave. Uh-huh. E poi secondo me possiamo fare una pausa. Ok. Di una... Va bene. Vediamo, cioè, perché comunque adesso loro ci risponderanno un po' secondo i loro ragionamenti, ricostruiamo un po' le Va questioni. Bene. Vai. Uh-huh. Buonasera, c'è la nuova docente, se non sbaglio. Salve, buonasera. Buonasera. Ben arrivata. Se vuole le riassumo che cosa sta succedendo, chi siamo noi, insomma, se no si sentirà un po' precipitata in questa formazione. Mi sente? Salve. Sì, buonasera, grazie. Intanto piacere, io mi chiamo Valeria Schiavoni, sono di Reattiva, sono colei che ha scritto lo strand sulla moda del programma School Food per la terza media. Ho impostato la formazione insieme a Claudio in questo modo. Ci sono delle, sostanzialmente dei momenti un pochino più frontali, ma poi tanti momenti in cui provate ad andare a... intanto orientarvi nei materiali del kit e anche provare a sperimentarli. Quindi adesso le sue colleghe sono in un'aula separata, stanno provando un gioco. Non so se vuole entrare anche lei a partecipare al gruppo. Hanno ancora una decina di minuti di lavoro, diciamo, separati. Non lo so, purtroppo ho un impegno a scuola di presentazione ai genitori alle 4, quindi per quello non sapevo se collegarmi o meno, visto il se mi trasferisco di là, quindi se vuole provare ci saranno le sue colleghe, poi tornate tutte qui, proviamo a vedere il senso del lavoro. Non so Claudio se ha abbastanza tempo per unirsi alle altre oppure no. Provo a inserirla. Sì. Grazie. Grazie. Se ci riesco. Dovrebbe spostarla automaticamente entro pochi secondi. 10 secondi di solito. Dovrebbe essere andato a buon fine, mi rapido qui. Mm-hmm.
siamo andati a vedere anche tu il collegamento col kit, ti vedi tutti i contenuti, che poi dopo si lavora anche su, se ti capita poi dopo devi saper fare un po' il collegamento. Infatti io ogni volta continuo a sempre rivedermi le cose.
Quanto secondo me, Claudio, fra poco ci siamo, no? Eh sì, ha ragione, se siamo oltre 2 minuti, le riammetto. Sì, direi di sì. Sì, me ne ero accorto. Eccole, ben atterrate. Com'è andata? Difficilissima. Maluccio. Piuttosto difficile. Maluccio. Troppo difficile. E Marilena? È abbastanza, diciamo, andare a ad individuare le professioni in particolare. Ok, quindi vi siete giustamente, io e i docenti sono sempre un target che va verso la complessità in senso positivo, lo dico, quindi non bisogna sempre, quando chiarisco i compiti dico sempre no, devo, sì. Allora, contate che per i vostri alunni l'abbinamento sarà vestito periodo storico, che invece voi avevate a lato, quindi è un po' più semplice. Volendo potete anche selezionare le carte, quindi eventualmente non metterle tutte. L'idea sarebbe che i gruppi hanno le carte di quel periodo storico con uno o due intrusi. Beh, non so, le carte legate al periodo dell'illuminismo con due o tre intrusi di un altro periodo. Quindi volendo potete, diciamo, provare con i vostri alunni la versione più difficile con tutte le carte oppure togliere le carte sulla base del periodo storico che hanno studiato, quindi il gioco nel loro caso si ferma all'abbinamento col periodo storico, ok? Visto che però nel debriefing si cercherà anche di capire come mai è così collegato quel tipo di vestiario a quel periodo storico, alle trasformazioni, alla tradizione, alla cultura di quel periodo, proviamo a farlo noi, ok? Partiamo dal Medioevo. Vogliamo vedere i vestiti o li avete sott'occhio? Proviamo, così magari risulta un po' più appassionante. Tra l'altro ci sono dei... Scusate, anche vedo sempre... vedo la barra delle... Riesco a vedere la barra delle... Le vuoi mettere? Io non riesco a vedere la barra delle mie... Vediamo. Scusate, perché vedo la barra di Teams e non riesco a dirigere. No, ce l'ho fatta, anche un po' più difficile. Allora, ricondivido lo schermo. Ok, quali riflessioni avete fatto rispetto al periodo medievale? Vai, Elisa. Anche appassionata, allora, anche per fare comunque, le chiavi. Comunque basso medioevo di per sé va dall'anno 1000 al 1492, quindi periodo in cui appunto dalla nascita dei comuni fino alla scoperta dell'America. Però sinceramente a livello di la riflessione che abbiamo fatto, a livello di costumi, la figura femminile, le figure femminili che sono rappresentate, rappresentano le donne dell'epoca, ma non del popolo, non popolane sicuramente, perché poi come mestieri ci poteva essere gli speziali, mi viene in mente il gavelliere, mi è venuto in mente il menestrello, però ecco, per quanto riguardava la figura maschile, così come è concepita, a me più che vestito da basso medioevo, mi sembra da alto medioevo, francamente, però mi posso anche sbagliare perché di storia del costume ammetto una certa ignoranza. Ok, allora possiamo chiaramente anche queste immagini nella ricerca sono state un po' limitate, noi abbiamo cercato di inserire quelle trovate sul basso medioevo, però già da quello che stai dicendo Elisa, tu hai parlato, hai detto non sono vestiti per tutti. Quindi il primo nucleo che ritroverete nelle linee guida del kit, quindi nel kit per quanto riguarda la parte dei contenuti, è che nel Medioevo siamo ancora di fronte a un abito
che è sostanzialmente qualcosa di lusso, che differenzia le gerarchie sociali. Quindi poi possiamo fare la diversità e le similitudini con oggi. L'abito del Medioevo è ancora un bene di lusso, è un bene che esprime le gerarchie sociali, quindi potremmo inserire appunto, come dicevi tu, i mestieri, il tema dei mestieri. Aspetta, avevi detto un'altra cosa? Ah, è un abito ancora appunto costoso, che quindi non tutti si riescono a permettere, e allo stesso tempo personalizzato, cioè ancora il tema del farsi fare l'abito su misura. Certo. L'altro tema che appunto ho ripreso da questo libro di Giorgio Riello su Storia della Moda, dice che molti studiosi affermano che proprio la moda emerge nel periodo medievale, nel momento in cui viene a differenziarsi sempre più l'abito maschile da quello femminile. Quindi alcuni storici della moda ritengono che sia proprio nel Medioevo che sorge proprio la moda in questa differenziazione tra i sessi. Infatti poi abbiamo detto che negli anni 30 si vedeva ricomparire le giacche anche per le donne, questo arrivare vicino, quindi accorciare il vestito. Stiamo facendo un passo più là, intendi? Sì, qua. Nel 1900 si faceva un po' di paragoni, faceva un po' di comparazione. Certo, infatti diciamo, perché voi siete docenti e quindi chiaramente potete entrare nella complessità maggiore, questa attività di collegamento, una volta che i ragazzini hanno fatto il collegamento, poi possono ragionare anche per parole chiave, quindi un abito del Medioevo che esprime le gerarchie sociali, un abito che è ancora un bene di lusso. Nel basso Medioevo c'è tutto il tema anche delle prime botteghe, quindi sì, dei primi mestieri. Infatti, di certo non è un lanaiolo. No? Esatto. Cioè, eventualmente si potrebbe inserire una foto, un'immagine di appunto, o un mestiere o di un uomo più del popolo, facendo emergere la differenza. Uno speziale, sì. Ok, io mi fermerei qui, ecco, perché già qua abbiamo identificato parte delle caratteristiche. La differenziazione nei generi. Se passiamo al Rinascimento, volete dirmi proprio due parole? Difficile? Se lo vuol dire qualcun altro, il ruolo femminile separato da quello maschile, mi viene da pensare proprio la donna che appunto vivono molto la femminilità tra sé, quindi c'è anche questa identificazione della donna nobile, anche la separazione netta uomo-donna. Assolutamente. Sì, poi c'è tutto il tema, vabbè, un po' delle corti, la moda dei cortigiani, la moda del comportamento delle corti, che non solo detta il, come dire, l'abito, ma detta il comportamento. E qua arriviamo a un'altra delle definizioni della moda, moda come stile di comportamento, non solo come stile di vestiario. Vi porto al 1700, che forse è l'epoca che secondo me con storia più calzante, dove siamo finiti. Non riesco a pigiare, ho questo problema che mi si mette la barra delle... Allora, il tema dell'illuminismo si lega bene a storia per vari motivi, non so se qualcuno lo volete indovinare. Volete provare? Te ne dico alcuni io. C'è il tema della nascita dei veri e propri negozi nel 1700. Il negozio è diverso da bottega, così appunto per fare una distinzione, nel senso che era delimitato dalla strada. Quindi la bottega era ancora, come dire, un po' come ancora oggi vediamo nel sud del mondo, una sorta di parte intrinseca anche del via vai cittadino, questo è quello che troviamo qui nel basso Medioevo. Nell'illuminismo iniziano ad esserci proprio le negozi con le vetrine, quindi uno spazio di delimitazione. Si collega tutta questa parte a non solo il tema del lusso, ma anche dall'altra parte la nascita, entra nelle abitudini
il tema del cotone come nuova fibra, ecco, forse questo dalle immagini non si capisce, potremmo forse trovare delle immagini più calzanti. Comunque a partire dal 1700 che il cotone, con tutta la rivoluzione industriale, diventa parte dell'abbigliamento. Quindi cotone che viene dall'India, un cotone che è più facile che sia tinto rispetto alle altre fibre, e quindi diciamo più facile, più diciamo comune vedere dei vestiti che siano colorati, perché era più economico colorarli rispetto alla seta. Perché prima erano di lana. Sì, come fibre erano la lana e la seta come prioritarie. Quello che dicono appunto nei manuali di moda è che con l'arrivo del cotone sostanzialmente anche chi era meno abbiente si poteva permettere dei vestiti di colori sgargianti, questo è quello che un po' si ritrova dalle immagini, quindi possiamo poi collegarlo a tutta la rivoluzione industriale e quindi è anche un tema soprattutto del cotone della rivoluzione industriale. Vado un pochino più veloce. 1800 e abbiamo messo anche seconda metà dell'Ottocento, società di massa iniziano, esatto, vai vai Elisa. I supermercati mi è venuto in mente, quindi anche la moda. Sì, forse i primi supermercati li abbiamo messi più là perché vabbè, almeno in Italia stiamo parlando già del 1900, 1950. Sì, in Europa nascono qui. Sì, delle grandi esposizioni. C'è la nascita della prima macchina da cucire nel 1946, quindi i primi vestiti che vengono fatti diciamo a macchina. E l'altra cosa che abbiamo messo nel kit, anche... Dov'è che è? No, però non lo mette qui. Questo tema della donna che viene in qualche modo, come possiamo dire, avere tutti quei vezzi, quei merletti che la bloccano anche un po' nei movimenti, no? L'accessorio anche noi si è guardato poi. Esatto, con tutto il tema degli accessori e anche qui un vestito che comunque divide ancora per classi sociali, perché chiaramente la classe sociale abbiente è una cosa diversa dalle altre classi sociali, che aumenta e divide molto di genere, quindi abbiamo tutte le forme femminili molto, come dire, calcate rispetto a quelle maschili. Anni 30 e anni 50, adesso per farvi la carrellata. Qui abbiamo il tema, dov'è? Negli anni 30 delle linee, e soprattutto nei primi del Novecento, negli anni 30 delle linee più sobrie, più nette, come se ci fosse anche un, si asciugassero anche rispetto a una contrattura dei consumi, no? Quindi un vestito che un po' perde le forme vezzose, pompose della fine dell'Ottocento e diventa un vestito più asciutto, un vestito che inizia a essere più standardizzato. E poi qua invece la grande differenza con il boom degli anni 50, ritorno del colore, ritorno dei consumi, ritorno delle gonne che leggermente si accorcia, il tema delle pubblicità che entra preponderante nella vita dei consumi. Okay. Gioco non facile, probabilmente alcune carte possono essere anche trovate in maniera diversa, è carino magari trovare degli stralci di letteratura che possono riportare un po' a quei vestiti. Sto parlando per esempio di tutto per quanto riguarda la letteratura anche inglese, di tutta la parte dei dandy, piuttosto che tutta la parte legata ai diritti delle donne. Non si parlava nel 1800 anche a Jane Austen, ricordavano molto di questi tagli a impero, insomma, sì. C'è un bello stralcio, vediamo se lo riesco. Che ho avrei messo nel kit, ma sicuramente ho messo nella bibliografia di questo libro che è di Giorgio Riello, che si chiama La moda, una storia dal Medioevo ad oggi, che parla della grande scrittrice ottocentesca George Sand, oggi quasi dimenticata, ma che come Giorgelio decise di usare uno pseudonimo maschile, e descrive con minuzia di particolare gli orrori e i dolori di donne costrette a camminare con scarpine di velluto per le fangose strade della città dell'Ottocento, con abiti spesso ingombranti e del tutto inadatti a qualsiasi attività fisica. Quindi come avere un determinato tipo di abito, riprendere magari lo stralcio, significava anche dover tenere un determinato tipo di portamento e anche avere una minor libertà, quindi come liberarsi di quel tipo di abito
o modificarlo sia anche un atto di dinamismo sociale. Ok? Ecco, secondo me su questo gioco possiamo lavorare per parole chiave con i ragazzi, se no diventa troppo complicato. Quindi anche parlando di dove le gerarchie sociali vengono più differenziate, quando inizia a entrare più il tema del colore, quindi magari prendendo solo 1950 e i primi del Novecento, oppure facendo, diciamo, i vestiti, trovandoli sulla base del periodo storico che si sta studiando. Successivamente nel kit proponiamo un'attività che ci porta alla moda di oggi. Il collegamento dovrebbe essere così come nell'Ottocento erano collegati al periodo dell'Ottocento e nel basso Medioevo erano collegati alle gerarchie sociali del basso Medioevo, noi siamo, diciamo, frutto anche del tempo storico in cui ci troviamo e quindi anche i nostri vestiti comunicano, no, le relazioni sociali e culturali del nostro periodo. Allora, che cosa comunicano davvero i nostri vestiti e in che cosa ci influenza la moda di oggi, nell'industria di oggi? Lo proviamo a scoprire facendo shopping insieme. Questa attività la potete fare in due modi. O virtualmente attraverso il portale, che adesso vi faccio vedere, oppure allestendo in classe un vero e proprio finto negozio. Questo è sicuramente più coraggioso e quindi cercando di vedere quali abiti i ragazzi scelgono e poi lavorando sui criteri di scelta. Mi rendo conto che questa seconda opzione è molto più complessa perché vuol dire trovare una ventina almeno di abiti anche scambiati, anche recuperati, che possano però fungere da finto shopping. Quindi vi faccio vedere invece il portale che potete usare se volete provare a fare l'attività da un punto di vista virtuale. Allora, questo è il sito dell'impresa sociale per cui lavoro, che è reattiva. Se andate sulla library trovate una serie di materiali tra cui anche... tra cui anche non solo i kit didattici, ma anche giochi, icebreaker, metodi di facilitazione. Andando su Cambia Moda, trovate eventualmente questo portale da poter utilizzare. Scusate che mi era suonato il telefono. Su questo prima lezione. Questo è tutto fruibile gratuitamente. Avete questo portale con dei vestiti disegnati con alcuni dati chiave, il made, la fibra e il costo. Quindi a partire da un portale del genere voi provate a vedere che cosa i ragazzi comprerebbero secondo i loro gusti e poi ci si può confrontare sulle leve di criteri di scelta. Quindi quali sono i criteri di scelta maggioritari nella classe, se per esempio senza svelarlo lo guardano o non guardano le fibre, se guardano se il prodotto è artigianale o di marca. A quel punto potete fare un sondaggio o sulla lavagna oppure anche su questo, sempre su questo stesso portale. Qui si vota, quindi non so, per esempio è bello. Se 5 persone della classe dicono è bello, si fa il sondaggio automatico, è economico, 10 dicono che è economico. A quel punto si scoprirà come mai, secondo loro, nella maggioranza della classe, non so, nessuno guarda che il prodotto è sostenibile e invece nella maggioranza dei casi guardano che il prodotto è bello, economico ed è di marca. Come mai ci sono dei criteri di scelta maggioritari? Ecco, e questo vi permette un po' di indagare sui criteri di scelta. Se vi sentite particolarmente coraggiose, l'attività va avanti in questo modo. Si immagina che c'è un'app che identifica ogni capo con dei criteri nuovi, cioè rispetto dei diritti umani, l'impatto ambientale e la durevolezza. La durevolezza è il tempo sostanzialmente di durata dell'uso del prodotto, quindi un prodotto, un capo d'abbigliamento che non si sfibra, che non si rovina dopo tanti lavaggi, è un capo d'abbigliamento durevole.
I ragazzi dovrebbero credere che questa app, che questa etichetta parlante è fatta veramente, non so, da degli studiosi. Noi invece abbiamo messo dei criteri, diciamo, plausibili. Più stelline, molto indicativo, come negli hotel, buono, meno stelline, negativo. A quel punto gli si fa vedere di nuovo il capo che hanno scelto, diciamo, con la lente di questi criteri, rispetto ai diritti umani, impatto ambientale e durevolezza, e gli si chiede: ma a questo punto voi cambiereste la vostra scelta o meno? Cioè, questo ci porterà a dire se siamo in grado a volte di far marciare a braccetto i criteri con cui scegliamo i nostri capi d'abbigliamento, la bellezza, con l'impatto ambientale, i diritti umani, o sono criteri che sempre vanno a scontrarsi? Ok? Tutto il materiale per fare l'attività in classe è nel kit. Il portale ad uso gratuito vi può servire, diciamo, per avere l'attività virtualmente un po' pronta. Ok? E allora, siamo arrivati, per fare una sintesi, al modulo 3 sostanzialmente e al modulo 4. Dove si arriva a iniziare a capire come mai il nostro rapporto con la moda nel nostro periodo storico è definito appunto come moda standard, con una moda che ci omologa, e quindi andiamo a vedere un po' meglio come mai spesso tanti ragazzi, ma tanti adulti ugualmente, hanno dei criteri di scelta che sono facilmente anticipabili perché sono tutti uguali. Questa spiegazione la possiamo trovare tramite un video. I video che vi abbiamo messo sono due: uno è tratto da Teen Vogue, quindi da Vogue per teenager, ed è in inglese, quindi può essere visto, secondo me, bene nelle ore di lingua, con le colleghe di lingua, ma può essere sottotitolato. L'altro che vi faccio vedere adesso è questo in italiano. Quindi, diciamo, andiamo a riassumere le caratteristiche della moda di oggi con questo video. Anche qui la richiesta che si fa ai ragazzi è di guardare il video e di scrivere sul post-it quali sono le caratteristiche che invece connettono noi alla moda, un po' come nelle immagini del Medioevo, gli abiti del Medioevo erano connessi al contesto medievale. Quindi facciamo la stessa cosa, ma diciamo la cartolina siamo noi, non sono più gli abiti medievali. Direi che vediamo questo video. Facciamo sintesi su come funziona la moda oggi e poi ci prendiamo una pausa. Siete pronte? Allora, dovrebbe... Il video si chiama La storia della fast fashion, come nascono i vestiti a basso costo e perché sono un problema. Ci fermeremo a come nascono, perché ci interessa vedere bene come funziona la fast fashion, perché i problemi li vediamo successivamente. Ok, ditemi se sentite. No, io no. 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 Ok, allora lo devo ricaricare. Allora, interrompo la condivisione. Vi chiederei per favore di appuntarvi, un po' come avete fatto per queste card, quali sono i collegamenti tra il nostro modo di vestire e la moda di oggi. Abbigliamento. E ogni secondo un camion pieno di tessuti. Ogni anno introduciamo nel mondo più di 100 miliardi di nuovi capi d'abbigliamento e ogni secondo un camion pieno di tessuti è bruciato o buttato in discarica, dove nella maggior parte dei casi impiegherà più di un secolo per biodegradarsi. Ma i costi nascosti del nostro abbigliamento non sono solo legati agli sprechi. I capi sono nella maggior parte dei casi confezionati da milioni... Scusate, no, volevo... Le origini. Perché sennò ci portiamo troppo avanti. Quindi anche per farlo vedere in classe è il 0,40. Lo fa, ci siamo resi conto di una cosa. Potevamo metterci vestiti...
A un certo punto, qualche secolo fa, ci siamo resi conto di una cosa. Potevamo metterci vestiti che non erano stati cuciti apposta per noi. Le radici del fast fashion partono proprio qui. È il 1600 e in Europa e in America iniziano ad aprire i cosiddetti slop shop, negozi di abbigliamento economico e pronto per essere indossato. Si tratta per lo più di uniformi da lavoro, infatti il nome slop, letteralmente sbobba, lo usa la Marina Militare Britannica per riferirsi ai vestiti che possono essere indossati al posto dell'uniforme ufficiale. Negli slop shop però si vendono anche vestiti di seconda mano, comprati spesso da contadini e membri della classe media che non hanno il tempo o la disponibilità economica per farsi cucire vestiti su misura. Gli slop shop non hanno niente a che fare con il fast fashion di oggi, però segnano l'inizio del suo percorso, diffondono e normalizzano l'idea di comprare vestiti preconfezionati. Prima dell'Ottocento la maggior parte delle persone per vestirsi faceva ancora affidamento a una catena di produzione lenta e costosa, ma la rivoluzione industriale introduce le macchine tessili e quindi le fabbriche e il ciclo della moda prende velocità. Brevettata per la prima volta nel 1846, la macchina da cucire aiuta a ridurre i tempi e il costo della manodopera. Così piccole aziende di sartoria iniziano a produrre per la classe media abbigliamento confezionato sfuso, non di marca, in una gamma di taglie anziché su ordinazione. Le persone meno abbienti però continuano a produrre i propri vestiti, oppure a comprarli o riceverli usati. Le fabbriche di abbigliamento e le case di moda aumentano, ma per i primi decenni del Novecento la maggior parte dei vestiti già confezionati sono prodotti in piccoli laboratori artigianali. Durante la Seconda Guerra Mondiale, però, i governi impongono improvvisamente un razionamento delle stoffe, cioè c'è un limite a quanta stoffa si può comprare. La necessità di risparmiare stoffa porta chi produce vestiti ad accorciare gli orli delle gonne e a cucire vestiti dai tagli più dritti ed essenziali. Si diffonde quindi uno stile austero e militare, quasi a voler solidarizzare con gli uomini al fronte. Questa nuova moda di linee semplici però consente di partire con una produzione standard di massa per capi essenziali e così la classe media si abitua sempre di più a comprare vestiti prodotti in serie. Nello stesso momento in cui nascono i supermercati, che cercano di rendere il cibo più accessibile e democratico, nascono anche compagnie tessili con una missione simile, produrre vestiti a basso prezzo e democratizzare l'abbigliamento. L'idea è che tutti possano vestirsi dignitosamente con meno. La prima catena di fast fashion ad aprire è H&M, in Svezia nel 1947, con il nome Hennes, per lei in svedese, che allora vendeva solo abiti femminili. H&M ha ancora poco a che fare con quello che diventerà in futuro, infatti in questi anni le future compagnie di fast fashion sono ancora piccole aziende localizzate. Sarà Zara, fondata nel 1975 in Spagna, a mostrare forse la via per un nuovo modello di business, anche se non è chiarissimo chi abbia influenzato chi. Certo, il suo fondatore, Amancio Ortega, ha una visione chiara. Dice, il successo dell'attività si basa sull'idea di offrire le ultime mode a prezzi bassi, creando una formula per ridurre i costi. All'inizio degli anni 80 gli ingredienti per il fast fashion ci sono già quasi tutti. I vestiti a basso costo ci sono e la produzione di massa pure. Ma i modelli dei vestiti che si trovano nei negozi sono un po' sempre gli stessi. Verso la metà degli anni 80 però arriva la velocità. Nasce Inditex, la holding di Zara che nel tempo avrebbe creato e inglobato moltissime altre compagnie dello stesso genere. Aumenta la competizione, che si gioca sul tempo e sul costante aggiornamento. E così se prima le collezioni andavano di pari passo con le quattro stagioni, ora tra una collezione e l'altra passa un mese e in alcuni casi anche meno. È il New York Times a usare l'espressione fast fashion per la prima volta. Due nuovi negozi che circolano sulla corsia preferenziale della moda, intitola un articolo pubblicato il 31 dicembre 1989. Parlando della prima apertura di Zara a New York, l'articolo racconta che ogni settimana c'è una nuova spedizione dalla Spagna, che ci vogliono solo due settimane tra una nuova idea e l'arrivo del prodotto nei negozi. Nel ventennio tra gli anni 90 e i primi 2000 il ritmo si velocizza ancora di più, con le nuove mode intercettate nel momento in cui stanno nascendo e una catena produttiva sempre più dinamica e complessa. Dagli anni 90 la maggior parte delle persone, anche i consumatori più abbienti, è attratta da questo tipo di consumo. Nel 2000 H&M, che è già molto diffusa in Europa, apre anche negli Stati Uniti e il New York Times scrive di nuovo che il rivenditore è arrivato al momento giusto, perché i consumatori cercano occasioni e ora è più chic pagare di meno. Nel frattempo, per continuare ad abbassare i prezzi, la manodopera è affidata a lavoratori di paesi che hanno un costo della vita più basso, come Bangladesh, Cina, Vietnam e Indonesia. Arriva la rete, e quindi l'e-commerce, che porta con sé un modo ancora più veloce di fare shopping. Shein, che nasce nel 2008, è forse la massima espressione del fast fashion. Oggi produce articoli appena tre giorni dopo l'identificazione di una nuova tendenza e limita i suoi ordini a piccoli lotti di 100 articoli per misurare l'interesse dei clienti. La rete, oltre all'e-commerce, però, inizia a mostrarci anche gli effetti dei nostri nuovi consumi. Dai, qua mi fermerei. Anche se lo dovessi usare in classe, mi fermerei, diciamo, ai punti vincenti, le caratteristiche del sistema di oggi, senza andare ad approfondire in un unico modulo anche i costi, perché lo teniamo dal modulo 5-6, parto praticamente l'approfondimento. Se dovesse funzionare tutto perfettamente, i criteri di scelta che i ragazzi vi diranno, da questo video saranno richiamati, quindi se uno dei loro criteri di scelta sarà perché il prezzo è basso, teoricamente
qui dovrebbero trovare ancora meglio il collegamento. Ora proviamo un po' diciamo a definire, se volete, quali sono le caratteristiche macro della fast fashion, che si connette chiaramente al nostro stile di consumo. Direi basso costo sicuramente, velocità anche nei lavaggi, asciugature, cioè tutti questi tessuti sintetici che si lavano, si asciugano in pochissimo, la frenesia della nostra vita, questa cosa di far tutto veloce, di alla fine si collega a quello, penso. Sì, hai già citato quindi il tema della velocità, mentre diciamo sul tema del fast food credo che sia riflettuto molto di più, soprattutto vabbè, qua a Milano quando c'è stata Expo in particolare, che era sul cibo, però il fast food e il fast fashion è esattamente un'espressione simile, cioè il tema del fast fashion richiama un prezzo che è corrispettivo del menù di McDonald's, quindi siamo sempre intorno a questi 8 euro, 9 euro, quindi un prezzo basso, contenuto, che contiene una promessa di democratizzare la moda. E, sul tema delle fibre, quindi della comodità, della velocità, è interessante, se si vuole collegare a storia della moda, che la maggioranza delle fibre di poliestere fanno la loro comparsa proprio subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Se non sbaglio, vengono usate per la prima volta per i paracaduti, alcune di poliestere. E quindi anche questo, un po' come spiegava anche nel video, sicuramente la Seconda Guerra Mondiale ha accelerato un processo che era già in corso di standardizzazione. Ok, altre caratteristiche? Imitazione comunque delle firme, anche quindi di far trovare i vestiti alla moda a basso costo. Esatto, cioè la promessa della fast fashion è quella di far arrivare, diciamo, sulla bocca di tutti, se fosse il fast food, in questo caso sul corpo di tutti, diciamo quella moda che altrimenti sarebbe moda per pochi, moda d'élite, un po' come accadeva nel Medioevo o nell'epoca passata. Quindi viene normalmente lanciata sulla passerella una collezione di alta moda. Parallelamente vengono lanciate delle collezioni a basso costo ispirate a quella passerella, ma chiaramente non con gli stessi materiali. La differenza tra i fast food, mi viene da dire, e la fast fashion è che almeno in fast food uno mangia, va via e non rimane, ma della fast fashion poi sono un sacco di capi che vengono collezionati, perché il basso costo spinge poi a comprare continuamente anche, e quindi anche accumulare materiali. Secondo me ci sono tanti paralleli, anche il fatto che la qualità della merce sia tendenzialmente abbastanza scadente, quindi lavorino poco sulla durevolezza, ma quasi sull'obsolescenza programmata, cioè prendo qualcosa che si deve per forza degradare. Questo ha tanti punti in comune col fast food, che ha una qualità nutritiva normalmente pessima. E non so se Daniela e Virna vogliono sottolinearci altri collegamenti. Anch'io riflettevo sul fatto che usa il gel. L'aumento, appunto, il collegamento con l'aumento dei rifiuti e quindi l'effetto sull'inquinamento, perché comunque il basso costo invoglia sempre di più all'acquisto e quindi non è chiaramente la qualità quella a cui si va incontro, ma una... Quindi connesso, come ha detto la mia collega prima, alla velocità, al dinamismo, alla rapidità, io direi insomma questo. Ora mi dispiace per la mia insomma presenza fugace, ma ho un incontro a scuola con i genitori e quindi vi devo abbandonare. Guarderò la registrazione e poi mi faccio ragguagliare dalla mia collega. Va bene, non si preoccupi. Grazie di tutto, a venerdì, arrivederci. Daniela, dimmi pure, io ormai sono passata da tempo al tu, spero che mi perdoniate, ma è molto più certo, no, certo. Sì, anche io riflettevo sul fatto che usa e getta e sul fatto che si tende ad accumulare tanta roba,
ma poi di fatto anche a buttarne tanta. E... veramente è difficile quando uno va a comprare, cioè diciamo solo l'adulto è in grado di riflettere sulla fibra, insomma, del materiale, il ragazzino è difficile possa avere queste riflessioni. Certo, sì, sui criteri di scelta, beh, una cosa che si potrebbe dire è che nel non guardare la fibra, anche perché appunto vogliamo tutti un capo comodo, quindi sicuramente tre criteri che loro diranno è il tema della comodità, le fibre in poliestere sono state appunto anche inserite con la promessa di non essere stirate e non richiedere tanta cura. L'altro tema è che potrebbe emergere delle microcollezioni. La microcollezione, essendo, diceva bene il video, un tempo erano le quattro stagioni che dominavano la moda, attualmente si arriva ad avere anche 52 stagioni all'anno, quindi tante microcollezioni che vengono lanciate e siamo in grado, cioè siamo in grado, sono in grado chi lavora nel settore, di capire subito i feedback, quindi di analizzare i dati sulla rete e capire se quella collezione sta portando profitto o meno. Questo fa sì che le nostre preferenze vengano molto studiate, quindi c'è un continuo scambio tra lo studio delle preferenze e il settore della moda che si adatta a queste preferenze, quindi le tendenze appunto continuano a mutare e ci sentiamo sempre un po', come dire, un passo indietro. E questa è anche però una promessa che devono mantenere per far sì che noi siamo continuamente stimolati a comprare queste 52 collezioni, veloce anche nei tempi di produzione. La catena, diciamo, madre di tutta la fast fashion, che è Inditex, detta in altro modo è Zara, cioè la casa madre di Zara, dicono che più o meno ci mettono, mi sembra, 2 settimane a completare la produzione. Stiamo parlando dei tempi dall'inizio alla fine. Stiamo parlando quindi di 52 collezioni all'anno con un tempo medio di 2 settimane, capite che è velocissimo, quindi micro collezioni che continuano a cambiare. E per farlo ovviamente ci sono delle conseguenze, però queste io le analizzerei, diciamo, in classe tenderei a separare la parte della moda che ha vinto in questo momento, il sistema moda che ha vinto e che è attualmente il sistema moda dominante, poi andando a scoprire successivamente le conseguenze di questo prezzo basso, cioè chi è che lo deve pagare questo prezzo che non è contenuto nel prezzo finale. Ecco, questo siamo più o meno arrivati a sostanzialmente il modulo 4 e ci appropinquiamo a entrare nel modulo 5. Quindi siamo, diciamo, quasi a metà del percorso. Se a voi va, possiamo fare una pausa. Dandoci, diciamo, la promessa comunque di chiudere intorno, secondo me, se siamo un po' stanchi, alle 5:10, in modo da, ditemi anche voi quanto manteniamo l'attenzione, perché tutto online è un po' pesante, però insomma alle 5:10 prenderci un momento per fare una valutazione. Ok, va bene, ci prendiamo 15 minuti per fare un caffè di pausa. Sì. E chiaramente se anche avete delle domande, delle perplessità, tiriamole fuori, perché io vorrei che fosse un corso proprio un po' pratico anche. Perfetto. Ricordatevi degli orecchini, ecco, del mood delle vacanze, della borsa piena. E, no, ve lo chiedo per evitare appunto di trascinare troppo, posso anche appunto sintetizzare delle parti, eh. Se fossimo dal vivo vi avrei proposto un energizer, tipo ci alzavamo un attimo, però insomma è stato un po' il momento caffè. Allora vi porto a sintetizzare un attimo quello che ci siamo detti con la fast fashion, con un fantastico grafico, e voi direte wow! Però è un grafico che parla più di altri e che devo dire che è stato forse la colonna portante su cui abbiamo costruito il kit, almeno dal punto di vista di contenuti. Arrivo, eh? Io ho sempre questo problema della... Come
che faccio, Claudio? Se mi si mette, niente, devo interrompere la presentazione. Perché qual è il problema? Ho la barra di Teams che mi si mette sopra, quindi faccio, poi non riesco più a mettere le presentazioni, però adesso dovrei farci, vediamo. Ok, dovreste vederlo. Allora, la fonte è questo report della Fondazione Ellen MacArthur Foundation, che tra l'altro è fatta con la collaborazione di diverse aziende della moda, del 2017, ma i contenuti rimangono pressoché centrali. L'altro fonte importante che abbiamo utilizzato è questo report che si chiama State of Fashion, questo vabbè, del 2022, fatto sempre dalla McKinsey, sono un po' i report delle case di moda a livello panoramico. Guardate questo grafico. Allora, è interessante, è un po' da nerd forse, però è interessante perché prende in esame sostanzialmente un lasso di tempo abbastanza vicino, nel senso che stiamo parlando dagli anni 2000 in poi. Considerate che la fast fashion esplode proprio a partire dagli anni 2000, quindi è vero che ci sono delle aziende di fast fashion che sono nate già negli anni 80 e 90, ma si parla di fast fashion a livello globale, come diceva il video, soprattutto a partire dagli anni 2000, come se da quel momento la fast fashion avesse messo la marcia quinta. Che cosa vediamo? Che praticamente da un lato è stato praticamente duplicata la produzione di abiti e la vendita, la conseguente vendita, stiamo parlando del periodo di tempo dal 2000 al 2015, e invece con quella linea blu che discende osserviamo come è decresciuta di circa il 36% l'utilizzo medio, quindi il numero di volte che utilizziamo un capo prima che venga buttato via, prima di buttarlo via. Quindi questo ci porta al paradosso che stiamo un pianeta ipervestito, oltre che sovraffollato, siamo ipervestito, che ha un utilizzo però di abiti del 36% in meno. Quindi possediamo sostanzialmente tantissimi abiti che in breve tempo verranno buttati via e con il paradosso, come stavate sottolineando voi, di produrre una valanga di rifiuti. Questo è, diciamo, un po' il tema centrale della fast fashion, quindi come periodo storico la fast fashion esplode e trova, diciamo, la sua magnificenza dai 2000 in poi. Prima vediamo gli albori, vediamo la nascita delle prime aziende che dettano questa tendenza, ma non si parla ancora davvero di fast fashion. Questo lo salterei. Tornando al nostro kit, siamo arrivati qua. Quindi sostanzialmente se nel modulo 1 e nel modulo 2 si parlava della moda da un punto di vista più, come dire, generale e della moda storica, nel modulo 3 e nel modulo 4 colleghiamo il tempo storico di oggi ai nostri comportamenti legati ai vestiti. Nel modulo 5 e nel modulo 6 del kit, si intitolano Il vero prezzo da pagare, faremo focus sugli effetti negativi. Quindi diciamo che fino a metà dello strand, secondo me sarebbe meglio non sottolineare troppo il peso degli effetti negativi e farli scoprire invece a partire dal modulo 5 e dal modulo 6. Come facciamo a farli scoprire? Vi porto sul kit. Allora andiamo qua, che così lo iniziate a vedere. Qua avete l'indice volendo. Quindi dobbiamo andare il vero prezzo da pagare alla pagina 28 e poi modulo consolidamento alla pagina 34. Subito. Proprio così iniziamo anche a orientarci un po'. Allora, questo modulo si configura come un gioco percorso. Infatti qua vedete attività, gioco percorso, o meglio percorso a tappe, cooperative learning. Quindi che cosa ci dobbiamo immaginare che avviene in classe? Dobbiamo immaginare di organizzare l'aula come se fosse una mostra percorso composta da quattro tappe. Le tappe hanno dei titoli e sono prima tappa Texas, seconda tappa Tamil Nadu, India, terza tappa provincia di Fujian, Cina, quindi c'è proprio uno stato e
se è lo Stato federale, il nome dello Stato federale. Quarta tappa, il negozio dietro casa tua, Italia. Ok, se andiamo qua negli strumenti, nel materiale, nelle risorse, su cui adesso rimango un pochino, li troverete poi tutti per allestire il materiale in allegato, ok? Per effettuare questa attività bisogna lavorare bene sulla preparazione dello spazio e del setting. Una volta che questo è stato fatto, di fatto l'attività funziona abbastanza in maniera automatica. Io normalmente la faccio così, prendo i quattro lati dell'aula e per ogni lato dell'aula costruisco una sorta di mostra percorso con le tappe. Quindi normalmente metto un tavolino o più tavolini ad isola, un cartello che adesso vi faccio vedere. I tavoli a volte li allestisco anche con dei teli, quindi per esempio se la tappa 1 è quella degli Stati Uniti, prendo un telo che possa anche solo vagamente ricordare, non so, i colori degli Stati Uniti o una marca statunitense. Quindi ci sarà il cartello, il tavolino col telo e sopra il tavolino il materiale che serve. I ragazzi sono invitati a dividersi in quattro squadre, possono essere scelte da loro o possono essere fatte dal docente stesso. Quale obiettivo avranno le squadre? Dovranno cimentarsi in un gioco percorso gara simile ad una caccia al tesoro. I componenti avranno dei ruoli diversi, volendo, quindi per esempio ci può essere un componente che tiene una penna, l'altro che tiene la mappa del tesoro, sostanzialmente la mappa che serve a registrare le informazioni di tutte le tappe, e dovranno capire, l'obiettivo del gioco è capire qual è la storia di una t-shirt dalla sua nascita, diciamo, alla sua morte, quindi sostanzialmente la filiera produttiva, il ciclo produttivo della t-shirt. Immaginiamo una t-shirt di cotone bianca per adesso. I sottogruppi per ricostruire la storia della t-shirt affronteranno queste quattro tappe con delle prove. Le prove, questo lo dico a voi, metteranno in luce quelli che sono i costi ambientali e sociali, quindi che diventeranno a quel punto tangibili perché sono scorporati. Quindi gli obiettivi sostanzialmente sono due: ricostruire il ciclo produttivo della maglietta, di una t-shirt tipo, e affrontare delle prove. Noi le chiamiamo prove, per voi saranno, diciamo, focus su i costi ambientali e sociali della filiera. Ok? Ogni squadra avrà a disposizione 10 minuti per rispondere alle domande prima di passare alla tappa successiva, qual tempo eventualmente lo potreste allungare di un pochino. Il docente, allo scadere dei 10 minuti, darà un segnale sonoro a tutte e quattro le squadre che cambieranno tappa nello stesso momento, passando alla tappa successiva. Quindi se la squadra 1 ha fatto la prima tappa in Cina, dopo 10 minuti dovrà andare, non so, nella tappa Texas, le squadre non si dovranno mai incrociare. Per far sì che non si incrocino, negli allegati avete delle mappe, che sono come un po' la mappa del tesoro, che ciascuna squadra avrà in dotazione. Quindi il percorso della squadra, immaginiamo, blu, formata da Gabriele, Francesca e Letizia e Valeria, seguirà il percorso A, che andrà in Texas, Tamil Nadu, Cina e Italia. L'obiettivo, come vi dicevo, è ricostruire la filiera della t-shirt, che è fatta da tantissimi passaggi, quelli che vedete sotto nella leggenda. Loro dovranno capire quali di questi passaggi avvengono in ciascuna tappa. I passaggi che abbiamo identificato sono 10, le tappe sono 4, quindi chiaramente avverranno più passaggi in ciascuna delle tappe. Infatti qua per ogni tappa c'è scritto in India quali fasi della produzione avvengono, e loro metteranno i numerini corrispettivi. Altra cosa che devono fare è provare a sostenere delle prove che metteranno in luce appunto i costi, abbiamo detto. Una volta che hanno finito il viaggio, tutte le squadre proveranno a dire quanti chilometri ha fatto la maglietta. Lo possono fare con un cellulare, lo possono fare con la LIM, o scommettono, e noi scommettiamo che viaggia di più di noi in un anno, anche considerando le vacanze, ok? Ditemi un attimo se ci siete. Sì, sì. Ok, allora sì. Vi metto sì, il link della cartellina, chiaramente tutti gli allegati vi arriveranno via, e Ani
Siccome questa attività l'abbiamo fatta veramente tantissime volte, quindi posso dire che funziona, potrebbe essere carino farla anche, non so, nel giardino, in una palestra, non è detto che debba essere per forza la classe. Dura appunto, senza considerare il debriefing, dura un'oretta, quindi è perfetta per il modulo, il debriefing fatto bene si rimanda la volta dopo. Siccome lo farò io e l'ha fatto Ani, abbiamo stampato il materiale, quindi ne approfitto per farvi vedere da lei che qua a fianco a me il materiale come viene stampato, che è carino, così lo vedete, e chiaramente lo trovate negli allegati, però è da stampare. Prova un po', penso che ti... Questi sono i cartelli, ok? Che quindi sono, diciamo, le tappe costituite, sono disegnate, riportano una domanda, una prova. Io normalmente a fianco al cartello metto appunto dei tavolini con un telo che possa un po' rimandare a quella tappa. Fa vedere anche gli altri. Sono tutte state disegnate da un illustratore. A fianco ad alcune, solo per alcune, ci sono dei materiali che adesso andiamo a vedere, poi magari provate voi a fare un po' come fosse degli studenti e li andate, vi andate a vedere le tappe. Allora, partiamo, andiamo in ordine non cronologico della filiera, così provate poi voi a come dire, ricostruirla. E poi la rivediamo insieme a me. Quindi partiamo anche dall'Italia, va benissimo. A fianco all'Italia, no, non è questo, quello della statistica. No, solo la parte di, no, solo la parte con i... No. Vabbè, fa niente. A fianco all'Italia, adesso lei non l'ha stampato, c'è una semplicemente una tabella su... per registrare delle statistiche, fine. Eventualmente potete lasciare degli abiti usati messi lì, però non ha grandi accompagnamenti. Poi la tappa della Cina ha come accompagnamento questa foto, che ha un fiume rosso. La tappa dell'India ha come accompagnamento la foto di un'operaia tessile. Qui, come racconto, vi dico che la foto è stata realizzata da un mio collega con delle operaie tessili indiane, quindi non siamo, siccome siamo un ONG, lui era in missione, ne ha approfittato anche per fare delle foto, sia di testimonianza, sia che poi ci sono servite questo progetto. Quindi queste sono effettivamente delle operaie del Tamil Nadu. Come vedete sono per lo più donne, stiamo parlando di fabbriche a cui forza lavoro è al 60% femminile. E quindi pensavamo che mettere l'immagine fosse molto più calzante rispetto a non restituirla. E a fianco alla foto dell'operaia c'è anche la foto della fabbrica. Ok, stiamo anche qui parlando di fabbriche molto grandi. Un'altra foto che avevamo, che ho messo, assomiglia proprio quasi a un carcere. Comunque sono foto di accompagnamento, ok? Cosa ci manca? Ah, nella prima tappa del Texas, la foto di accompagnamento eventuale è un campo di cotone, ma non è necessario, insomma. Sono foto che consistono, cioè, sostanzialmente nell'abbellire la tappa, ok? Ora, io vi chiederei, se vi va, di andare sul Drive, spulciarle un po', capire che cosa succede in ciascuna delle tappe. Qui, per le insegnanti di chi fa matematica e scienze, sicuramente la tappa dell'India e la tappa della Cina sono tappe ad alto contenuto scientifico, quindi possono essere, forse quella della Cina può essere un po' semplificata, quella dell'India assolutamente alla portata dei ragazzini di terza media. Ok, provate un attimo a guardarla, capire se riuscite a capire che cosa succede per ciascuna delle tappe, ricostruire il viaggio della maglietta voi e poi lo vediamo assieme.
Volete farlo a gruppetto voi tre? Che vi rispediamo in un'aula virtuale? Se no, provate individualmente, poi lo ricostruiamo assieme. Ah, io sto guardando quello dell'India. Sì. E quindi bisogna far riflettere a quei ragazzi su questa cosa, sul fatto che dunque c'è questo stipendio di 4.200 rupie, giusto? Sì, che sono 53 euro. Euro. E loro con la tabella viola devono capire quello che... Come li spendere, cioè se con 53 euro, se fosse il loro stipendio, sarebbero in grado di sopravvivere, quindi di pagarsi da mangiare per tutti i giorni, quindi dovranno capire qual è il menù giornaliero e il costo e moltiplicarlo per il numero di giorni di un mese, capire se riescono a pagarsi l'affitto, capire se... Cos'è che se riescono a pagarsi una parcella di un medico se dovessero avere bisogno. Questo permesso di uscire dal luogo di lavoro quattro ore dopo il turno, che vuol dire? Quello lì è, diciamo, più una provocazione, nel senso che sostanzialmente significa che se lo leggono dicono ah, ma come, in realtà non posso mai abbandonare il luogo di lavoro. Dai. Io quella tappa, diciamo, se la volessimo allestire meglio, li faccio trovare anche proprio delle immagini del cibo e gli metto i prezzi. Però gli si dà delle fish con scritto 52 rupie. Loro devono in gruppo comunque capire come sopravviverebbero in un mese con quei soldi. In molte classi, vabbè, vi faccio un po' lo spoiler, però in molte classi scelgono di far mangiare all'operaia riso per tutto il mese, quindi poi si riflette come sono arrivati a sopravvivere. Se sono arrivati a sopravvivere mangiando solo riso per tutto il mese è forse un po' problematico, quindi lì è proprio una tappa di economia domestica, mi verrebbe da dire. È chiaro che se non dovessero capire subito bene che cosa succede per ciascuna tappa, c'è l'insegnante in classe che può un po' girare come si può spiegarlo anche meglio prima, se vi sembra troppo difficile. Quindi comunque nella tappa India loro hanno a che vedere con la foto di un'operaia tessile all'interno e all'esterno di una fabbrica, si trovano ad essere loro l'operaia tessile, quindi immaginarsi di immedesimarsi in questo ruolo e di guadagnare quello che guadagna lei. Riuscirebbero a sopravvivere in un mese e come? Questa è la prima, è una delle tappe. Quindi sì, questa direi è proprio di matematica. Non sono andata diretta. Guardiamo la Cina. L'altra, visto che tu ti occupi... Anche la Cina, perché il fiume rosso è di scienze. Sì, è ancora più complicata volendo, perché lì io gli metto delle boccettine di finte con dentro dei componenti chimici. E loro devono capire almeno secondo loro a cosa possono essere serviti. Mi fermo lì e poi dopo si svela alla fine quali sono gli effetti negativi dei singoli componenti. Però loro provano a immaginare a cosa potrebbero servire, quindi in realtà per le superiori di secondo grado magari già possono lavorare sui composti chimici, per le medie semplicemente si fermano a cercare di immaginare quale può essere la funzione di quel composto. Quindi magari, non lo so, coloranti, giusto? Esatto. Non so, ammorbidire, perché di fatto quelli sono tutti, sono tutti trattamenti che anche una maglietta di cotone bianco deve subire, perché anche lo stesso cotone viene sbiancato prima di essere poi, come dire, processato successivamente e tagliato, deve essere sbiancato, deve essere trattato, gli mettono le antimuffa, quindi loro provano a indovinare quale può essere la funzione di quel composto. Se è troppo difficile si fermano a dire come mai quel fiume è diventato rosso e che innesto può avere quella maglietta. Aspetta, ti ho perso momentaneamente, Valeria. No, si fermano a magari andare a vedere su Google Maps dov'è il fiume citato e secondo loro perché può essere diventato rosso. A questo punto... Ma noi abbiamo
tutte le diciamo le spiegazioni a questo lavoro dentro il kit? Sì, adesso ve lo faccio vedere e poi ora pensavo di farvi spulciare un po' il materiale e adesso assieme ricostruiamo il viaggio. Italia, ok. Dato se avete già dubbi, anche la statistica dell'Italia, altro materiale eventualmente da... Questo lo possono fare anche loro. Comunque c'è scritto nome del ragazzino, quante volte fa shopping in un mese, i vestiti che non usi in un anno, quante volte utilizzi i capi in una stagione. Mettendo tutti i nomi della squadra devono riuscire a fare una statistica che poi confronteranno la statistica ufficiale degli italiani. Nelle mappe invece quando dice ad esempio leggete le domande. Sì, la mappa parla coi cartelli, è sostanzialmente lo strumento tramite cui ciascuna squadra prova a dare risposte alle tappe che incontra, a registrare le informazioni. Poi appunto se fosse magari, non so, dipenderà anche da cosa magari avete affrontato in classe e tutto, però se sono alcune fossero troppo difficili magari si può tentare di semplificarle, però io l'ho fatto alle medie e funzionava. A parte che potrebbe essere più difficile quello dei composti chimici, però appunto devono solo provare a indovinare qual è la funzione. E invece i chilometri dove li, come fanno? Li... I chilometri dovrebbero avere a disposizione o il loro cellulare o la linea okay. con Google e quindi provano a calcolarli vedendo la distanza tra uno stato e l'altro anche lì e provando a fare la somma. Okay. Quindi faranno India, Italia e fanno, scrivono i chilometri e provano a sommarli. Per esperienza, quindi quanto tempo ci vuole per fare un'attività del genere? Allora, io l'ho messa all'interno di un modulo solo, ogni modulo è un'ora. Quindi si riesce a fare, diciamo, tutto il percorso nelle tappe senza fare un debriefing approfondito che viene rimandato infatti al modulo 6. Quindi io normalmente tengo le mappe con tutti i loro appunti, se ho un'ora li saluto. E la volta dopo, quando li rivedo, ripartendo dai loro appunti delle mappe, iniziamo a ricostruire la filiera. Se volete, proviamo a farlo adesso. Vi potete appoggiare anche al portale gratuito che vi ho fatto vedere prima. Come sempre. Ecco, c'è anche il testo da mettere nelle boccette, vedo. Sì, quindi esatto. Te crei queste una boccetta per ognuno e ci scrivi sopra queste cose? Esatto. O comunque una descrizione sotto, ok. Ok. Allora, faccio vedere come potreste ricostruire il viaggio. Allora, potete andare sempre su questo portale, ma ve lo faccio vedere solo perché è tipo un PowerPoint già pronto. Quindi c'è un video che vi ho messo nel kit, perché il kit ha la forma di un libro, quindi non è che potete proiettarlo. Quindi se volete potete utilizzare anche questo. Viaggio epico di una t-shirt tipica, inizia la lezione. Quindi questo lo farete, diciamo, se avete tempo alla fine del modulo, se invece avete concluso, diciamo, chiudendo il gioco a tappe, nella volta successiva. Ok. Il viaggio è una di una t-shirt tipica
quindi consideriamo una t-shirt in un viaggio medio, quindi non è che tutte le t-shirt fanno esattamente questo viaggio, questo è da dire. Secondo voi da dove lo facciamo partire questo viaggio, considerando le quattro tappe? Da dove parte? Texas, dove fanno il cotone? Non so dove fanno il cotone. Scusa, parlavo ma avevo il microfono spento. Ah. Sì, sono d'accordo, Texas, anch'io pensavo dal Texas. Allora, qua potete volendo proprio andarci sopra, o se no usate Google Maps come preferite. E qui direte, e che come mai lo fate partire dal Texas il viaggio? Quindi ora vado un pochino avanti, lo faccio meno dialogico, però Texas è uno degli maggiori produttori di cotone al mondo insieme alla Cina e l'India, quindi sono Stati Uniti, Cina e India. Texas è uno stato degli Stati Uniti, per quello li abbiamo messo come per la Cina perché è uno stato federale. È l'origine del cotone, come tutti gli altri nostri vestiti, comunque si rintraccia. No, mi stavo correggendo perché con le fibre di poliestere sono magari diversi, però comunque in elementi naturali o processati che abbiamo intorno a noi. In questo caso è la pianta, gli specialisti la chiamano gossypium. Io a volte, se sotto Natale trovo, per esempio, dai fiorai, qua la vendono, il ramettino di cotone, gliela metto a fianco al tavolino dove loro vanno nella tappa del Texas, in modo che la possano vedere. È una pianta che arriva a circa 2 metri di altezza, per crescere ha bisogno di moltissima acqua, i suoi frutti maturano a fine estate e si aprono mettendo in mostra vistosi ciuffi di bambagia. Qua non so se anche si potrebbe collegare bene al tema di scienze, quindi tutto il discorso delle piante, anche il ciclo dell'acqua. Nella tappa l'obiettivo era cercare di indovinare quanta acqua serve per produrre una maglietta. Voi ci avete provato? Volete dirmi un numero? Sparate, sparate a caso, tanto è difficilissimo beccarlo. Vabbè, 2 litri, 7, 2000. Decine? Oh, io direi anche 10.000. 10.000, dice Marilena? Io pensavo qualche decina, però forse. Anche io pensavo 7. 7, ecco, se avessimo un po' più di tempo vi direi in classe di chiedermi, cioè vi chiederei come siete riusciti ad raggiungere con quale ragionamento un numero di 7 o di 1000, anche perché loro dovranno riuscire a dire un numero per tutta la squadra, quindi dovranno trovarsi più o meno concordi, quindi si dovranno un po' convincere a vicenda. Il numero corretto che ci dicono i report è 3.900 litri di acqua, in alcuni siti trovate anche 2.700, però il report più affidabile ci dice 3.900. Anche qua su matematica lo potete svelare voi o glielo potete far fare, se consideriamo che una persona dovrebbe bere 2 litri di acqua al giorno, è più o meno quanto una persona dovrebbe bere in 5 anni, il corrispettivo di 40 vasche da bagno. Come mai il cotone utilizza tutta quest'acqua? Allora, una cultura idrovora che quindi inghiotte tanti litri d'acqua per crescere, per il suo mantenimento. L'altro motivo è che solo l'1% del cotone coltivato è biologico, organico. Nel 99% quindi è coltivato con insetticidi e pesticidi usati in maniera massiva, che quindi vanno a inquinare l'acqua. E qua dietro per scienze è collegato tutto l'argomento dell'impronta idrica, quindi non dell'acqua che si vede nel prodotto, quello su cui loro di solito cadono e che dicono vabbè ma nella maglietta non c'è acqua. Sì, nella maglietta non c'è acqua, ma è l'acqua virtuale, l'acqua invisibile che non è contenuta nel prodotto, che non si vede, ma che è servita nella filiera produttiva. Abituarsi a ragionare in termini di filiera produttiva, quindi di passaggi che avvengono prima della, diciamo, prodotto finito, è super importante per poi fare delle scelte diverse. Quindi diciamo la prima porticina di immaginazione, il primo terremoto che vorremmo
che avvenisse nelle mentalità e anche poi nei comportamenti è iniziare a guardare i prodotti con l'occhio storico, cronologico, non della, solo della storia, diciamo, umana, ma proprio della storia dei processi produttivi, perché questo ci fa vedere proprio i lavoratori che ci lavorano dietro e i beni naturali così come sono stati processati. Quindi qua l'argomento topic è l'impronta idrica, che credo che voi facciate, quindi si può spiegare prima o collegarla qua oppure farla dopo. E il cotone viene poi raccolto, viene pressato in balle che circa pesano 2 quintali. Noi abbiamo immaginato, seguendo un po' le filiere tipo delle t-shirt, che andasse il cotone nello stato del Tamil Nadu, che è lo stato che è a punta a sud dell'India, per la produzione di filato. Qua noi avevamo diversi progetti, quindi conosciamo bene questa realtà. In Tamil Nadu si produce anche cotone e negli stati a fianco sì, tuttavia, che è comunque una cultura tipicamente indiana orientale, tuttavia il paradosso è che spesso non viene usato il cotone indiano, ed è il motivo per cui nella bandiera indiana c'è per esempio l'arcolaio, è che tradizionalmente il cotone è collegato all'India e ai processi di filatura, ma il paradosso è che spesso si trovano ad utilizzare un cotone che non viene da... non è made in India e si trovano appunto il cotone coltivato negli Stati Uniti e che viene filato in India o cotone cinese. Chi lavora nelle fabbriche? Allora, in Tamil Nadu, questo è un dato che abbiamo reperito noi con dei report, ci sono circa 1600 fabbriche dove le fibre di cotone vengono miscelate, cardate, pettinate, allungate, attorcigliate e lavate per permettere poi la filatura che vediamo. Dietro le macchine lavorano per lo più donne, stiamo parlando del 60% della forza lavoro, con un'età media che va dai 15 ai 40 anni, quindi molte sono praticamente coetanee delle ragazzine che avete in classe voi o insomma poco più grandi. Lo stipendio medio è di 4.200 rupie, pari a 50 euro al mese, e come dicevamo prima, nella tappa dell'India loro si trovano a fare un po' di economia domestica, a capire come si può vivere con quella cifra. La conclusione dovrebbero far emergere loro, cioè come hanno scelto di vivere, mangiando solo riso, si possono permettere di bere l'acqua, ma l'acqua in bottiglia o l'acqua del rubinetto, cioè possono comprarsi loro un vestito nuovo pur filando vestiti. Qui dovrebbe emergere il tema del lavoro dignitoso, di quanto lo stipendio non è abbastanza per vivere una vita dignitosa, quindi non è un lavoro dignitoso. E in più, se volete accendere qualche altra spia, per quello che c'era quella frase su straordinari, non pagati, possibilità di uscire dopo il turno, che si arriva a vere e proprie forme di schiavitù moderna. Che cos'è che contraddistingue la schiavitù moderna? Non si parla solo di stipendio basso o di stipendio non dignitoso, ma di contratti illegali, false promesse, straordinari obbligatori, luoghi di lavoro pericolosi. Il fatto più celebre che è andato su tutti i giornali, su cui si è battuta tantissimo anche la società civile occidentale, è il crollo del Rana Plaza, che è avvenuto nel 2015 a Dhaka e che ha seppellito vive circa 1000 operaie, sono rimaste schiacciate dalle macerie. Il tema del lavoro minorile, anche in India, anche in Bangladesh, non è che si può lavorare a tutte le età, il lavoro è illegale sotto i 14 anni, allora come mai si preferisce di far lavorare una bambina e non un'adulta? Come mai? Qua si può ragionare molto con gli studenti sul tema delle schiavitù moderne. Dopo che viene diciamo filato, il capo va nella provincia di Fujian in Cina per la tessitura, la colorazione, il taglio, la cucitura e l'etichettatura. Qua il focus è su come far diventare questo cotone, che è un po' grezzo, sono dei lenzuoli quasi ruvidi e grigi, in un materiale morbido, soffice, che non ammuffisce e che può essere poi colorato. Qui il report che ci ha condotto a queste ricerche è quello di Greenpeace, che si chiama Detox. Qua avete 3 composti chimici e vedete qua sotto quali sono le funzioni, quindi gli ftalati tendenzialmente ammorbidenti, plastificanti,
i coloranti che sbiancano o che proprio colorano di altri colori e poi tutti gli antibatterici antimuffa. Se scaricate gli allegati vedete poi gli effetti, diciamo, sulla salute umana e sull'ambiente, che spiega anche perché il 70% dei fiumi e dei laghi delle riserve idriche in Cina risultino contaminate e l'industria tessile sia la principale industria cinese, ma anche una delle principali inquinanti. Arriviamo quindi in Italia, dove se volete farli ragionare il prezzo all'ingrosso è di 1,50 euro medio contro quello al dettaglio di 9,99 e dove ci troviamo di fronte agli italiani che non usano l'80% dei vestiti che hanno nell'armadio. Qua si confronterà successivamente quindi quella che è la loro statistica nell'armadio di quello che non usano e non hanno con la statistica italiana. Attenzione, non cadete diciamo nel tranello, perché tutti gli italiani non sono consapevoli di questa statistica, che significa che siamo tra i popoli, la statistica era fatta su, mi sembra, la maggioranza dei popoli europei, il lasso di percezione tra la, diciamo, la, quello che gli italiani ipotizzavano, appunto la propria percezione, il dato reale in Italia era molto alto, cioè era molto alto pensare di utilizzare molti di più abiti rispetto a quello che è la realtà. Dove va a finire? Qua i ragazzi dovranno ipotizzare dove vanno a finire i vestiti una volta che ce ne vogliamo sbarazzare. Questa è anche qui la statistica reale. Abbiamo l'86% che finisce nella discarica, il 13% che viene riciclato e solo l'1% che viene riparato, reinventato e riusato e che quindi dovrebbe, ipotizzando, crescere. Forse... Ah, ecco, i chilometri percorsi, stiamo parlando di 26.400 chilometri percorsi con un'emissione di 1.000 kg di CO2 emesse, che è pari a tutti i trasporti marittimi e aerei di un anno. Chiaramente non della maglietta, ma di tutto il settore manifatturiero, eh. Però stiamo parlando di un settore che inquina di più dei trasporti aerei marittimi. In un anno solo. Ecco, questo è, direi, il tragico viaggio della maglietta, che quindi nel kit proponiamo in due modalità. La prima, la sorta di caccia al tesoro a tappe, la seconda, la ricostruzione del viaggio assieme. Quindi sono i ragazzi in realtà che provano a indovinare con la mappa qual è il viaggio e si ricostruisce assieme con gli effetti negativi. Se volete evitare, diciamo, la spiegazione, loro possono un po' spiegarvelo voi e poi abbiamo messo negli allegati un bel video animazione che, diciamo, ricostruisce la filiera e che però poi parla, diciamo, anche dei modi, come si può fare, cioè ci porta già a vedere la moda sostenibile, ok? Vado avanti perché alla fine abbiamo tra l'altro fatto un po' tardi, vi avevo promesso che avremmo finito un po'. Allora, siamo quindi al modulo 5, il modulo 6, mentre sostanzialmente modulo 7, modulo 8, modulo 9 e modulo 10 lavorano sulle soluzioni, quindi vanno a preparare quello che è l'industria della moda sostenibile, ok? Quindi prima abbiamo ragionato sul problema, ora ragioniamo sulle soluzioni. Se abbiamo fatto bene i passaggi prima, questo dovrebbe andare in maniera più lineare. Perché? Perché vi faccio vedere il modulo, questo è il modulo 6 di ricostruzione del viaggio, il modulo 7 che dice verso dove, arrivo, come funziona? Il docente spiega che il mondo della moda sta cambiando e che le ultime ricerche ci dicono che la moda sostenibile è divenuta la tendenza e che i consumatori, soprattutto quelli giovani, sono disposti a impegnarsi per un consumo più attento, sia da un punto di vista ambientale che da un punto di vista sociale. Quindi qui il messaggio che dovrebbe passare non è quante rinunce dobbiamo fare per avere un vestito bello, ma attenzione, ormai di tutto questo se ne sente parlare tanto, è la stessa industria della moda che richiede un cambiamento, gli stessi consumatori che richiedono un cambiamento e quindi, diciamo, questo viaggio della t-shirt è già diventato antiquato. Allora, per seguire questa tendenza della moda sostenibile,
Lì gli studenti sono invitati a scegliere una delle quattro tappe del viaggio della T-shirt per proporre una soluzione, quindi una strategia, che viene individuata individualmente. La strategia per fare cosa? Affinché quell'anello specifico della filiera possa diventare più sostenibile. Come lo fanno? Tra gli allegati trovate una cartolina. No, ecco, non riesco a farvelo vedere. Mi dispiace, ho questa barra delle applicazioni di Teams, che vediamo che complica un po' la situazione. Siamo al modulo 7. La cartolina è fatta così, con una rappresentante della slow fashion. Loro scrivono la loro idea e poi quello che fanno è lasciare la cartolina sulla sedia. Perché la lasciano sulla sedia? Perché dopo si scambieranno di posto con un compagno o una compagna e sarà il compagno o la compagna che riceve la cartolina e la legge. Questo per incentivare lo scambio delle idee e non, come dire, la presa di posizione del tipo io ho avuto una grande idea e rimane solo mia, ma le idee che si contaminano, che circolano, questo è un po' il messaggio che vogliamo dare. Quindi a quel punto l'idea viene, diciamo, pescata da qualcun altro e successivamente saranno, oddio sono andata avanti, saranno i compagni assieme a cercare di svilupparla e capire come metterla in pratica. Mi dispiace che adesso mi è saltato avanti lo schema. Ci siete ancora? Capisco più. Sì, sì, sono tantissime informazioni tutte insieme, lo so. Però l'importante è poter leggere piano piano, con calma, rivedere anche. Certo, è un modulo questo da questo materiale mi è disponibile dal 15, mi diceva. Esatto, questo è proprio il kit. Dal 15 nel vostro sito? Sì, entro il 15. Posso intervenire io? Sì, certo. Sì, in pratica voi vi dovete registrare all'area riservata docente nel sito web di School Food. Okay. Al momento presenta dei problemi con chi ha l'account Gmail. In pratica, quando fate la registrazione, ricevete una mail per impostare, con un link per impostare la password. Su Gmail, questi giorni si è visto che ci sono dei problemi, quindi se avete un indirizzo alternativo è meglio. Una volta ricevuta la password, voi con le credenziali entrate nell'area riservata docente. Lì trovate tutti i kit didattici che saranno inseriti entro il 15, quindi ci sta anche qualche giorno prima, e le registrazioni delle sessioni formative. Quelle immagino dopo il 20 settembre, a fine mese, le troverete. Ok, quindi sito del School Food, lì ci dobbiamo registrare. Sì, c'è un pulsante area docente, lì procedete alla registrazione, se possibile in questa fase, non con un account Gmail. Allora, vi faccio vedere. No, sto ancora condividendo. Allora, siamo arrivati a questa cartolina, queste cartoline che girano, diciamo, tra i ragazzi in classe. Le cartoline poi di fatto permettono di essere aggregate perché tendenzialmente non è che scrivono delle cose completamente diverse, quindi le cartoline assieme, più simili, scusate, permetteranno di dividere sempre la classe in gruppetti che proveranno a elaborare un po' uno schema di intervento un pochino più, come posso dire, pratico. Quindi se hanno detto, non so, per evitare che il fiume della Cina si inquini, mi immagino che possano lavorare su filtri, insieme ad altri proveranno insieme a cercare di capire un po' meglio come questa cosa può essere realizzata e quindi poi presenteranno le idee al resto della classe. I moduli successivi sono sostanzialmente quello di consolidamento, è un collegamento tra queste idee e l'agenda 2030, quindi io normalmente gli presento anche solo i loghi e loro provano a dirmi se secondo loro alcune idee che loro hanno elaborato nelle cartoline vanno a toccare uno o più di questi obiettivi dell'agenda.
funziona bene perché normalmente l'agenda è un argomento che è un po' noioso. Quindi se invece lo si collega a quelle che sono le loro idee, quindi per esempio il filtro per l'industria, oppure, non lo so, mandare degli ispettori nelle fabbriche per evitare che ci siano degli stipendi troppo bassi, diciamo incentivare il collegamento rende l'agenda un po' più vivida. E questo sostanzialmente è il modulo 8. Per chiudere, e questo, gli ultimi due moduli potrebbero essere utili per la settimana della moda, che diciamo era un po' l'idea che era arrivata dalla vostra scuola. Perché? Perché nel modulo 9 i ragazzi si trovano a che vedere con delle notizie che io ho selezionato da giornali, che sono notizie tutte che riguardano il mondo della moda sostenibile, sia da un punto di vista ambientale, sia da un punto di vista sociale. Le analizzano e poi le presentano al resto della classe sotto forma di good news. Perché questo prepara quella che eventualmente può essere una settimana della moda sostenibile a scuola? Perché iniziano a conoscere, prima a lavorare loro e poi a collegare le loro idee, che potrebbero sembrare campate per aria, con invece delle pratiche effettive di moda sostenibile, anche magari del loro territorio. E successivamente, nell'ultimo modulo, che è quello di consolidamento, l'insegnante cerca di essere facilitatore per provare a capire che cosa i ragazzi potrebbero ideare per la loro scuola o per la loro comunità a partire dalle riflessioni che si sono fatte. Gli allegati che trovate servono un po' a mappare, come fosse una SWOT analisi, le forze della classe, quindi ci sono degli animali guida, un po' come nei test che leggiamo, non so, su, non lo so, Donna Moderna o altri, cioè ci sono dei profili di animali che vengono appresi alle pareti dell'aula, i ragazzi provano a capire qual è secondo loro il profilo di animale che si collega di più alla forza della loro classe, quindi non so, siamo pieni di verifiche e ci sentiamo come degli elefanti che sono pesanti, sono pachidermici appunto, però allo stesso tempo sono anche forti perché sanno lavorare bene in branco. Questo serve all'insegnante, alla classe, come consapevolezza, nel senso è inutile proporre un'idea che tanto non si avrà mai la forza di organizzare. Successivamente si fa una sorta di ideazione e progettazione di idee in classe per cercare appunto di mettere in piedi un'idea di cambiamento che si riferisca principalmente alla scuola o alla famiglia o tendenzialmente a un pubblico raggiungibile dalla classe. Quindi magari questa ultima attività, quest'ultimo modulo, potrebbe essere utile per mettere in piedi magari una settimana della moda da proporre al dirigente, che non è quella che ci si aspetterebbe senza queste riflessioni che circolano, no? Quindi vi faccio un esempio, una classe, erano delle superiori, però secondo me in terza media lo potrebbero fare, avevano scelto di allestire un'aula della classe, della scuola, con la mostra percorso, però un po' rifatta da loro, cioè non so, le cose che non gli piacevano tanto, non gli erano sembrate chiare, le rimettevano a posto, e le altre classi a iscrizione in una giornata particolare venivano a fare la mostra e le guide erano i ragazzi stessi. Questo lo trovo molto costruttivo perché, ripeto, ultimamente va di moda queste settimane, i ragazzi lo chiedono come qualcosa a volte di frivolo, mi vesto tutti ho la stessa maglietta, vero Daniela? Noi che a Pian di Scò abbiamo avuto questo, avrebbe un sapore veramente molto diverso, avrebbe senso questo. Ok. Anche per esempio, vi dico alcune idee che erano emerse, alcuni devo dire che erano più grandi, però secondo me terza media, tipo una sfilata di moda, però appunto con criteri di sostenibilità, con i giudici che poi decretavano qual era più sostenibile, una giornata legata tutta all'usato, quindi con lo swap party a scuola, e avevano dato l'idea di creare un armadio solidale in cui qualcuno lasciava delle cose che voleva donare,
Avevano scelto di fare una ricerca sulle magliette di educazione fisica per proporre al dirigente di acquistare solo quelle con cotone sostenibile. Sono ovviamente però delle ore che vanno un po' oltre le 10 del modulo, quindi io non so adesso cosa ne pensa Claudio, però vi dovesse appassionare particolarmente questa attività un po' di sviluppo, magari potete rubare qualche attività in meno, cioè togliere magari un modulo, accorciarlo e provare, cioè se hanno voglia di sostenere la loro classe in una proposta di settimana della moda sostenibile a scuola che diciamo impiegherebbe più delle 33 ore, immagino, essere messa su. Sì, questa a discrezione loro. A parte School Food prende 30 ore, quindi ci sono comunque 3 ore. No, 3 però ore. L'educazione civica, che penso le preveda 33, correggetemi se sbaglio. Sì, sì. Quindi sì, sì. Poi il progetto è comunque flessibile e lo potete adattare come meglio ritenete opportuno. Ecco, questa carrellata incredibile si è conclusa. Io speravo di concluderla prima, ma alla fine effettivamente il tempo serve. E vi avevamo preparato un piccolo test per vedere noi come avevamo lavorato. E non so se funziona il tuo PC, Anis. Ok, no, perché gli sarà bloccato. Funziona così, dovete un po' ripensare alle aspettative che avevate alle 2, diciamo, 1:30 dopo pranzo rispetto a questo incontro assieme. Ani adesso vi farà vedere un'animazione e provate quindi a confrontare le aspettative che avevate alle 2 rispetto a questo momento assieme con come vi sentite adesso, quindi la realtà. Se abbiamo problemi di caricamento lento. Condivido come la chat e il link di... Ok, allora sì, però vediamo lo schermo con share, devi chiudere, metti in modalità presente. Okay. Allora, quindi pensando alle tue aspettative, quindi alle 2 e allo svolgimento del corso, come vi sentite? L'immagine 1 è un po' quella di quando diciamo, ah, sono andata in vacanza a rilassarmi e in realtà ci troviamo più stressati di prima. Quindi diciamo che l'aspettativa è molto lontana dalla realtà. L'immagine 5 è l'immagine un po' della vacanza perfetta dove si dice, ho letto, mi sono rilassata, sono stata al mare. Quindi se l'immagine 5 è l'aspettativa di vacanza perfetta nel nostro caso, l'aspettativa realizzata rispetto al corso, l'immagine 1 è quella disastrosa, quindi quella più lontana dalla realtà, scegliete tra 0, 2, 3, 4, avete anche diciamo le votazioni intermedie. Il voto è anonimo, ma ci permette un pochino di capire com'è andata, quindi siate sincere. Essendo in voi in tre, credo che abbiate votato tutte. Claudio, non so se tu vuoi fare uno screenshot, se può servire. Perché sì, no, ma mi sembra che siamo in più, c'è cioè qualcosa di strano. Ho votato anch'io. Ah, hai votato anche tu? Sì, no, avendo un figlio che fa terza media, scusa, mi sono sentito un dovere. Va bene, ok. Niente, se avete qualunque domanda adesso da farmi o
hanno anche, se provando parte del percorso vi rendete conto che c'è qualcosa che invece non funziona, avete delle perplessità adesso, prendiamoci questo momento per dircele con franchezza. Voi sarete affiancate da delle tutor, quindi chiaramente loro saranno un po' al ponte con noi, ci riporteranno quello che va, che non va, però insomma, visto che siamo qui, se avete qualcosa che proprio vi suona strano, che è... No, francamente va solo letto per bene, secondo me, compreso meglio, anche fatto un po' sedimentare, perché sono tante cose, sono tanti input, secondo me anche molto positivi, da condividere anche con i colleghi, perché spesso e volentieri di questi argomenti se ne parla, però poi sono anche confronti che si basano sull'esperienza personale, non anche con un supporto esterno, quindi insomma di grosse osservazioni per ora personalmente non ne ho. Poi considerate, se posso. Allora, noi come fondazione ogni anno, quando ci si avvicina alla fine dell'anno, si fa degli incontri con docenti, con le tutor, e proprio per appurare cosa ha funzionato e cosa meno. E ogni anno gli strand vengono rivisti insieme al partner su suggerimenti vostri delle tutor e quindi migliorati o modificati. Ora, questo strand è già al secondo anno, quindi dei piccoli ritocchi sono già stati effettuati quest'anno, però ogni anno comunque si cerca di migliorarli e adattarli alle vostre esigenze in base alle vostre segnalazioni. Questo si fa chiaramente a fine anno scolastico, quando gli argomenti sono stati trattati in classe. Personalmente ho trovato molto più difficile l'anno scorso gli argomenti di seconda che non questi di terza, devo dire la verità. Come contenuti? Sì, un po' quella parte della violenza di genere era tosta. Io infatti l'ho fatto notare, perché poi dipende molto dalle classi che uno ha alle mani, le sensibilità, eccetera. Questi invece io le trovo molto pertinenti. Per ora, ora ci sarà la terza giornata venerdì, sono cose spendibili e utili anche per anche conoscere meglio se stessi, per i ragazzi, ecco, per essere più responsabili, avere più coscienza del loro consumo, sia legato al cibo per quanto riguarda questi moduli di terza, sia per quanto riguarda poi il vestiario, le vedo anche utili per l'orientamento. Una cosa che per la mia esperienza ho visto che funziona abbastanza è, come dire, usare la leva della moda come espressione dell'identità, anche della propria unicità. E un po', come dire, far leva sul fatto che nessuno si vuole sentire completamente omologato, cioè ci vogliamo sentire parte di un gruppo, ma non ci vogliamo sentire proprio tutti uguali. E per allontanarli un pochino dalla fast fashion, quindi sapere che se magari mi metto la maglietta usata, però su cui ho messo la paillette e sono, passatemi il termine, figa, nel senso che mi sento bene, posso dettare anche tendenza nella mia classe, perché magari, caspita, tutti dicono: ah, ma cavolo, è riuscita a personalizzarsi la maglietta in quel modo che noi non ci aspettiamo, anche se andiamo da Shein tutte assieme non lo troveremo mai. Ecco, fare leva il concetto di moda come mi viene proprio dire comunicazione della propria identità e della propria personalità, e secondo me è un buono strumento. Va bene, io spero che questo processo di trasformazione vi coinvolga in prima persona. Io, da quando ho iniziato a fare i percorsi sulla moda, ho iniziato a fare mercatini dell'usato io in primis, nel tempo libero, a guardare tutte le etichette. Quindi, diciamo, siamo tutti in processo, e chiaramente anche voi con le vostre classi sono sicura che lo sarete, perché siamo tutti immersi in un sistema della moda che è
paradossale, malato, quindi per cambiarlo ci vorrà l'impegno di tutti, quindi sono sicura che insomma sarà un processo collettivo di crescita. Vi ringrazio, rimango disponibile via mail se avete bisogno di me, anche di magari parti di allegati che dovessero malauguratamente, non so, non trovarsi. La mia mail la scrivo in chat, però c'è scritta nel kit sotto lo strand ed è formazione@reattiva.org. Vi ringrazio e mi auguro un buon lavoro, anche un buon riposo questa sera, magari un po' di stacco. Ringrazio anch'io Valeria, Reattiva, Ana e le partecipanti. Quindi anche noi restiamo a disposizione, potete contattarci o scrivere a dai@fondazionemps.it qualsiasi cosa.